Ci siamo? Siete pronti? Siete caldi? Allora si parte! Eccoci qua per il nostro appuntamento settimanale, oramai una consuetudine super consolidata del giovedì pomeriggio, ma ancora ve regge tutti questi giovedì qua in live sul canale più bello che c'è sul nostro YouTube. Intanto vedete qua c'è ancora i postumi degli esperimenti sulle ricariche, non è che mi sono fatto male utilizzando delle ricariche sbagliate, ma sto lavorando a quattro mani con l'amico Franco Red, con cui mi stavo proprio interfacciando pochi istanti fa, per realizzare una struttura di alimentazione ogive anche in proprio, di alimentazione palle per la ricarica del 2023. Vediamo se così è più bello, vero? È meglio, una luce più soft che fa più ambient, che rende più accogliente la nostra piccola taverna virtuale. E saluto tutti quelli già presenti: Maurizio Molino, Alberto Marras, Alfredo P, Maurizio Ungarini. Finalmente riesco a seguirti in diretta, Fabio. Intanto buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio anche a te, Maurizio. Il grandissimo Enrico Cortonesi, un amico, un sostenitore del canale che ci dà sempre una mano, non si tira mai indietro e ci permette di essere qui anche durante gli appuntamenti del giovedì, e comunque non si fa per l'appunto mai indietro per aiutare a far crescere questa bella realtà in cui tutti noi amanti delle armi e del tiro finalmente ci siamo autocostruiti un luogo virtuale che spesso diventa un incontro reale in cui possiamo discutere in maniera seria e pacata delle nostre passioni senza dover per questo passare per matti guerrafondai violenti, come spesso e volentieri ci si vuole dipingere per comodità, perché lo sapete, se seguite anche un pochino i fatti attuali, siamo tutti pronti a fare la morale a chi va a praticare sport con le armi da fuoco, però poi dopo, se c'è un conflitto, la cosa più civile, che è assolutamente vista come ottima risposta alla guerra, è inviare armi. Per cui, di che stiamo parlando? Chi ci punta il dito spesso e volentieri è la persona che o comunque un genere di persone che francamente tutta sta coscienza pulita non ce l'hanno assolutamente, altro che chi va al poligono per divertirsi o ama comunque conoscere la storia anche attraverso gli strumenti che l'hanno in qualche modo dipinta, colorata e costruita. Anto Moric, benvenuto, buon pomeriggio, buongiorno Outbreakers anche dal buon Maurizio Laboni. E Dino Beraldo, buongiorno a tutti, pausa caffè, vi vedrò stasera. Ciao Dino, buonasera. Allora, tra le altre cose, vediamo un po' chi ci abbiamo. Avevamo qualcosina, mi sembrava un po'. No, mi sembrava qualcosa in sospeso con qualche Outbreaker che mi chiedeva nei giorni scorsi lumi, non mi ricordo adesso se era Maurizio Molino o Maurizio Laboni con cui ci siamo sentiti per dei dubbi su delle cartucce, però va bene lo stesso, tanto mi sembra che avessimo pure un po', diciamo, fatto il punto, ma non ho beccato in un momento un po' impegnato. Allora, Giuseppe Gin, buon pomeriggio Fabio, finalmente riesco a seguire una live in diretta dopo tanto, noi ci fa solamente dicevo tantissimo piacere. Oggi una live particolarmente ricca, dove ci occuperemo di tante piccole novità, di tanti accessori, di tante cosette simpatiche e di new entry che hanno scatenato un po' di curiosità, giustamente a chi non ce l'avrebbe, ma soprattutto oggi è un giorno molto importante per me, perché voglio celebrare un
traguardo personale, ma che è diventato comunque una conquista collettiva, in merito a quello che è il prontuario della ricarica, quel libercolo, libricino che un mese, poco più di un mese fa, un mese e una manciata di minuti più che di giorni fa, è uscito in distribuzione su Amazon. E che ha riscosso un successo assolutamente inaspettato, che mi gratifica moltissimo, che mi ha fatto molto piacere. Immaginavo si potesse guadagnare pure qualcosa da questo esperimento, ma vi garantisco che quando Amazon mi ha prospettato un po' il conteggio, la mia più grande aspirazione è a questo punto arrivare paro con le spese che ci ho dovuto investire per realizzarlo. Ma siccome è tanto piaciuto, siccome ci guadagno niente, ma Amazon lo vende a un prezzo super caro, oggi vi annuncio che, rinunciando un po' di royalties e sistemando un po' di cose, è da oggi finalmente disponibile anche la versione economica, che tra le altre cose c'ha tutta una serie di piccole differenze che la rendono interessante magari anche a chi ci ha avuto il piacere di comprarsi quella con la cover rigida. Innanzitutto il formato, che è leggermente più abbondante, la copertina morbida che lo fa anche un pochino più easy da tenere accanto magari alla postazione della pressa. Quello che è molto simile, che anzi dovrebbe essere addirittura uguale, adesso ve lo dico, pagina 70, prendo la stessa pagina per vedere assieme il carattere. Beh, è una cosa proprio disponibile da ieri, per cui anche per me è abbastanza nuova. Vedete, alla fine il formato del testo è lo stesso, cambia un po' quello che è il bordo, che offre magari lo spazio pure per segnarsi qualcosina, per metterci la freccetta, per appuntarsi magari la propria regolazione, il peso proprio del proprio esperimento. E sono riuscito, tagliando, sistemando, facendo, riducendo, a metterlo online a un prezzo che sta sotto i 30 euro, quindi dai 37 della versione con la copertina rigida si passa ai 30 euro, meno di 30, per questo che diventa una soluzione fruibile, forse anche più fruibile per certi aspetti, se uno ha piacere a prenderselo, diciamo così, da tenere con orgoglio in libreria, quella rigida sicuramente è bella, ma se uno ha la voglia di avere un testo più da, come dire, segnare, consultare, avere a portata di mano, quella morbida, quella che è con una versione, diciamo così, economica, soprattutto per la copertina, perché poi per il resto è abbastanza similare, da oggi lo può prendere. Ma in più, per chi è interessato più al contenuto che non alla forma, per chi è più alla page con quello che è il livello attuale della diffusione dei mezzi tecnologici più moderni, beh, da oggi, insieme in contemporanea con la versione economica del best seller del momento, che farà ricchissimo non il sottoscritto, ma Amazon, stanno brindando giorno su giorno sui successi commerciali di questo prodotto, che si stampano, si vendono, si distribuiscono e si mangiano e incassano in Amazon. C'è anche, dicevo, da oggi la versione ebook, quindi ve la potete scaricare a 9,99. Quindi anche se uno ci avesse semplicemente un dubbio su una fase di ricarica, se lo sbizzarrisce, se lo chiarisce con veramente una spesa ridicola. Quindi chi ce l'ha già magari può avere pure la comodità di tenerselo sul palmare o sul telefono con un piccolissimo plus, che è 9,99. Chi non l'ha ancora preso, perché magari il link della nuova versione io ve lo posso pubblicare anche, credo, da qui, dalla pagina è impossibile, lo posso mettere, però forse, e
e lo possiamo fare insieme a questo punto, metterlo nella descrizione. Il link alla fine è lo stesso, per cui se si va su Amazon e si digita il prontuario della ricarica, esce un unico risultato, che fondamentalmente è la vecchia pagina d'acquisto, ma nella pagina d'acquisto trovate la possibilità di acquistare a 29,52 la versione economica e il formato. Sì. Se andate a cliccare sul formato Kindle, troverete la possibilità di acquistarlo a 9,99 scaricandolo. Io adesso, siccome sono un lettore antico, ve lo dico proprio sincero, sono uno molto alla vecchia maniera, motivo per cui penso che molto della motivazione mia di far uscire un libro cartaceo sia stata la mia abitudine e il mio gusto nell'avere un contatto poi fisico e anche olfattivo con la carta stampata, e per questo io sono uscito direttamente in carta stampata. Però giustamente c'è più di qualcuno di voi che mi ha fatto presente che il mondo dei lettori si è evoluto e moltissimi preferiscono la comodità, la praticità, la possibilità di avere sempre a portata di mano, in qualsiasi punto del mondo si trovino, in qualsiasi momento, l'ebook consultabile. Io come funzioni non lo so, non lo voglio sapere, perché non mi interessa, io preferisco sempre la carta, ma anche per una questione anche solo economica, chi non c'ha voglia di investire, lo capisco benissimo, una cifra di quasi 3 carte da 10, che sinceramente a me dispiace, perché di quei soldi, come ho detto in anticipo, non è che prenda una cosa considerevole, prendo qualche spicciolo che neanche davanti alla chiesa il barbone sarebbe contento di stare al posto mio, e però il costo di copertina è elevato. Quindi se uno vuole risparmiare lo può fare, a me non mi cambia niente, perché uscendo con questi due prodotti, diciamo, esprimo la mia completa disponibilità a metterlo a disposizione di tutti, anche, diciamo, tenendomi fuori da quello che può essere un mio personale interesse economico. Il mio personale interesse è quello di poter essere utile ai ricaricatori. L'apprezzamento che ho ricevuto mi ha già ripagato, per cui mi fa molto piacere. Poi se uno c'ha voglia di prenderselo con la copertina rigida, perché c'ha piacere di averlo in versione luxury, per dire, un paio d'euro e qualche spiccio mi arriva, se no con quell'altro mi arriva la soddisfazione comunque magari di avere un buon feedback positivo di ritorno. Con l'ebook ce l'abbiamo a disposizione tutti, quindi arriverà nelle case di ogni interessato ricaricatore. Allora, vediamo un po', ho perso un pochino cercando adesso il link, poi non l'ho messo perché ho detto su Amazon andate, trovate, poi farò un'altra piccola clip promo per far arrivare il messaggio a tutti, sostanzialmente, come ho fatto sul primo, come ho fatto sulla uscita, diciamo, in anteprima della copertina rigida, e lo farò anche per queste due versioni, quindi pubblicherò ovunque, senza essere troppo spam, perché sapete io cerco di essere sempre più discreto possibile, però vi farò vedere e vi indirizzerò per chi è interessato all'acquisto. Non è difficile, è molto semplice. Allora, Alfredo P, io avrei da lamentarmi con me stesso, ho fatto poche ricariche 9x21 fittizie senza innesco, ma che schifo come mi sono venuti, devo rivedere bene le tarature delle dice. Sì, è importante anche il tipo di dice, perché moltissimo dipende anche da quello. Pietro Crispo, benvenuto, ciao carissimo, benvenuto qui. Allora,
Maurizio Molino, grande Fabio, una birretta PayPal per festeggiare la nuova edizione del libro, ma per la consulenza di ieri sulle cartucce. Ah, ok, Maurizio, eri te, Maurizio Molino, infatti non ricordavo se era Maurizio Labboni o Maurizio Molino, perché questa omonimia. Mi dispiace solo una cosa, Mauri, che ieri mi ha beccato in un momento che stavo un po' in mezzo a delle cose da fare e da finire prima di cena, quindi forse non sono stato così, diciamo, ricco di partecipazione, di tempo per poter affrontare tutto quanto quello che poteva essere la mia esperienza su quel tipo di cartucce. Però te l'ho detto, alla fine non ci ho avuto gli stessi problemi, ma ci può stare per mille motivi. Poi bisognerebbe sempre vedere come succede nel momento che succede. Ciao Fabione, ciao a tutti gli Outbreakers, ciao Astaroth, benvenuto, e benvenuto anche a Lorenzo Di Biase che ci saluta. Allora, benvenuti, siamo già una classica cinquantina, cioè generalmente, anche il nostro Andrea Tsunami qui tra noi oggi in diretta, addirittura in addirittura, proprio perché di solito se la becca tutta in differita ci passa solo a salutare a spot, a mezza live. Oggi ce lo ritroviamo subito, ci fa piacere, così magari può essere partecipativo. Stefano Marconi, ciao bellissimo, benvenuto. Oggi abbiamo tanti punti interrogativi da sciogliere. Intanto vorrei mettere in bella vista, in modo che pure chi entra in un secondo momento possa dire ma cos'è quello, e io possa ricordare che esce oggi, da oggi finalmente disponibile la versione economica, l'edizione economica del prontuario della ricarica, e l'ebook non ce l'ho da farvelo vedere, perché l'ebook è scaricabile. Vi dirò di più, queste vedete sono le copie autore che mi sono fatto spedire pagando, perché non me ne danno neanche le autore gratis i simpaticissimi amazoniani, ma l'ebook, ma come sono scaricato, per cui lascio a voi percorrere queste strade che non sono così adatte a un vecchietto come me, affezionato e legato a un mondo che sta andando scomparendo, ma che comunque mi vede assolutamente all'interno della sezione Matusa. Intanto ci abbiamo Franco Red che mi sta facendo vedere in diretta quelli che sono i progressi del nostro lavoro comune per realizzare, adesso non so i tempi che necessiterà tra il tutto, perché è una cosa abbastanza complicata. Grazie Maurizio, è arrivato il tuo birrettino da buttare sul banco, come Diego Squillante, anche che si è anticipato prima della live addirittura. E ho perso il segno e non ricordo neanche più. Allora, il nostro Andrea Tsunami che dice che è venuto col caballero, perché giustamente è stato protagonista il caballero di una chiacchiera su Facebook, visto che la scorsa settimana, lo scorso weekend, ho avuto il piacerissimo di riabbracciare un vecchio amico che è Franco Picco da Cariano di data, ha fatto mi sembra 29 da gara, cioè l'attivo le primissime quando io ero bambino e lo seguivo come un idolo, e se l'è giocate anche in tre occasioni, mi sembra ha fatto due secondi e un terzo posto negli anni 80 nelle Dakar quelle vere, e addirittura in un anno, diciamo che l'hanno fregata a tavolino i francesi non sono mai stati famosi per essere dei giocatori completamente leali e corretti, e quindi al nostro Franco non gli hanno dato quella emozione e quella gioia di portarsi a casa almeno una Dakar in gioventù, negli anni del vigore, ma si è ripreso tutte le soddisfazioni con gli interessi nel tempo. Intanto ciao Marco Rossi, benvenuto, perché se ne è fatte 29 e gli ultimi due anni, quindi la Dakar 2021 e la Dakar 2020, a 60,
65 a 66 anni se l'è portata a casa fino al traguardo finale, quindi non da tutti, ci sono tanti ragazzottini in formissima e fortissimi con le manette che non riescono a chiuderla la Dakar. E il nostro Franco, adesso ve lo faccio vedere il nostro Franco, visto che siamo in chiacchiera, è giusto anche, assolutamente giustissimo, se non d'obbligo, omaggiarlo per la sua carriera, anche per la sua tenacia, ma anche per la sua amicizia e la sua simpatia, perché è assolutamente un grande personaggio. Adesso mi devo salvare la foto, salva immagine con nome, la salviamo qua e la salviamo anche questa qua, eccola qua, salva immagine con nome. Questo è il suo caballero, ecco, e beh, salviamo pure questo, così ve la faccio, vi metto a parte, diciamo, di questa chiacchierata che abbiamo fatto col buon Andrea Tsunami e che sostanzialmente nasceva intorno al caballero, che mi pare di aver capito, ma Andrea che è presente, se vuole, se può, ci correggerà, se mi sbaglio mi correggerete, come già ha detto qualcuno prima di me e ben più influente di me. Allora, vediamo un po' se ce le ho qua adesso, se le riusciamo a vedere così, sì. Allora, 1, 2, 3, 4, ok. Allora, possiamo quindi fare così e grazie alle proprietà di questo simpatico programma, possiamo, vediamo se riesco a condividerla direttamente da qua. Condivideremo così. Vediamo, condividi le foto a cui stavo facendo riferimento. Allora, vediamo se riusciamo a metterci con una schermata più agevole. Ecco, olle, facciamo così. Ecco qua, così si vede. E questo è il casco di Franco che aveva con sé durante, allora facciamo così, che succede, si vede lo stesso, ok. E questo è il nostro amico Franco, che è venuto, dicevamo, il weekend scorso a disputare una gara di una formula nuova che io neanche conoscevo, a dirla tutta, che è Trofeo Scrambler, e l'ha disputato con, vedete qui ci siamo andati a fare una birra al birrificio Maiella con la sua caballero della Fantic. Ora, la Fantic caballero odierna, moderna, perché questa è una moto attualissima dei nostri giorni, è una moto che ha pochissimo a che vedere con il vecchio Fantic caballero a cui faceva riferimento il nostro Andrea Tsunami, che era addirittura lui un cinquantino. Questa invece è un prodotto moderno che va sulla scia di tutte queste Scrambler, Naked e Café Racer, con una certa propensione e adattamento anche all'uso fuoristatistico, un motore 500 su base Yamaha, e il nostro Franco si è portato, ricordo che Franco ha vinto, ha vinto la gara con se stesso, perché è arrivato al traguardo alla sua 29esima Dakar proprio in sella una Fantic, ma la Fantic, la 4,5 da deserto, preparata sempre qua in Italia. Ciao Diego, buongiorno, adesso ci beviamo la tua birretta offerta prima, grazie ancora. Infatti non t'ho ringraziato per messaggio, perché ho detto adesso lo becco in chat. Ciao Michele Varese, benvenuto. Alfredo P. Fabio, per acquistare il Red Point che hai messo sul tuo calibro 12, si hanno degli sconti su Outbreak Channel? Guarda, tu chiedi ai nostri amici della Strike Force, che generalmente un occhio ce l'ha, a me lo sconto me l'hanno fatto. Io dico, guarda, sono un follower del canale, c'è un po' di sconto, sicuramente Gianluca, Fabrizio, qualcosina vengono in conto, se non fosse altro magari le spese di spedizione. Sentite un attimo, io non ho, diciamo, con loro un accordo con un codice coupon, ma la cosa migliore è sempre fargli un
un colpo di telefono, perché sono molto disponibili, molto gentili, è un occhietto, è un invito, è un aiuto, lo danno sempre a tutti. Allora, Giancarlo Recagni, ciao Fabio, il picco è divertente ricordare il suo numero di gara del 2022, 66, ovvero gli anni, sì, lui pure l'anno scorso c'aveva 65, la tabella, ma volevo farvi vedere pure la moto con cui quest'anno è arrivato, che è una signora moto, perché la nuova, allora, Fantic 450 picco, la nuova 4,50 con cui ha concluso la sua sfida, eppure una moto che a brevissimo arriverà in due versioni sul mercato civile. Adesso detta così sembra civile militare, no? Diciamo sul mercato aperto a tutti gli appassionati che la vogliono comprare, acquistare, mettere in garage. Ne arriverà una praticamente pronto gara replica di quella che il nostro Franco ha utilizzato durante la sua Dakar. Vediamo se riusciamo a vederlo. No, così no. Adesso tutte queste nuove diavolerie che ci mette a disposizione. Allora, vediamo, questa no. Voglio far vedere perché è uno spettacolo di motocicletta. E questa è lui. No, questa è la foto. Questa è la foto. Questa. Salva immagine con nome. Salviamo, la salviamo e ve la metto a parte facendovela vedere perché è assolutamente super suggestiva. Vediamo un po' se riesco a farlo. Io sapete, non sono un grandissimo. Non mi muovo benissimo nella nuova tecnologia, quindi ci metto sempre un po' il copia e incolla, lo faccio proprio con le forbici taglia e con lo sputo e incolla, e quindi per fare le cose che poi dopo diventino in qualche modo fruibili per tutti, ci metto sempre un sacchissimo di tempo e vediamo se riesco attualmente a mettervela di fianco. Per farvela vedere, allora mettiamo finestra, tac, eccolo qua. E questa, ecco, questo è il nostro Franco con la sua bella tabella 66, che è proprio l'età anagrafica del nostro Franco, che impenna allegramente nei deserti dell'Arabia Saudita. Si porta a casa la sua 29ª Dakar, cioè vuol dire che chi oggi ha 29-30 anni, da quando è nata ad oggi, il nostro Franco, qualche anno saltandolo, qualche anno facendola, qualche anno portandola a termine, qualche anno con qualche problema ritirandosi, se l'è fatta praticamente tutta una vita di un uomo adulto, se l'è passata tra le Dakar vere in Africa e la Dakar anche moderne, come queste qui arabe dell'ultima ora. Allora, Andrea Tsunami, il vecchio Caballero è roba di quasi 50 anni fa. Avevo 6 anni quando è uscito. Motore Franco Morini, mi pare. No, motore era proprio Fantic. Caballero c'aveva proprio il Fantic. All'epoca faceva i motori. Non sono sicuro se partisse come base da un Morini o da un Sax, però mi sa che erano proprio la maggior, erano suoi, cioè li facevano interni. Spettacolo Fabio, organizziamo un giro in Egitto con Franco, mamma che nostalgia. Ma io in Egitto in moto ci vado mal volentieri, preferisco sempre la Tunisia e il Marocco perché sono posti un po' più sereni dal punto di vista delle condizioni con cui poi uno si trova a viaggiare, perché chi ha fatto un po' d'Africa lo sa, insomma, lì se tutto va bene ci si diverte come dei pazzi, però si è sempre un pochino esposti a una serie di rischi che a me, con l'età e con le tante cose che ho da fare, mi piacerebbe
piace sempre meno correre, vado, comincio a tirare il remo un po' in barca, per cui l'avventura va bene, però con un po' di paletti, cioè, preferisco andare in Tunisia, che è più una zona più controllata, meno problematica. A me fondamentalmente gli egiziani mi mettono paura. Sono stato tre quattro volte in Egitto, però non è così serena come gita, come avventura, come quelle che ho vissuto in Tunisia. Però lì in Tunisia forse sono stato una dozzina di volte, o in Marocco, anche lì poco meno di 10 volte, sono stato 7-8 volte. Motore Minarelli. Può darsi, sì, Giuseppe, può essere. Allora, Marocco, il confine Algeria già fatto. Vabbè, confine con Algeria è un conto. Se vai nella zona del Merzouga, dove ci sono i due erg marocchini, forse è un altro. E io Tunisia sono stato in confine con l'Algeria, ma l'Algeria confina pure con Marocco? Domanda. Allora, Marco Rossi, Fabio Franco, fino al pre-Covid lui organizzava i giri in moto che noleggiava. Sì, ma li organizza ancora, ragazzi, li organizza, non vi preoccupate, non se fanno i giri con Franco, se possono fare i giri con tanti, ci stanno, c'è l'amico Botturi, anche lui, Alessandro è un amico che organizza i giri con il grandissimo Tony Merendino, per cui c'è, cioè, ha voglia a fare, e lì si va proprio sul gran lusso, perché sono, a parte personaggi e persone eccezionali. Tony Merendino ha inventato ombrelline, stiamo parlando di un personaggio quasi mitologico. Bene, bene, ragazzi, oggi è una puntata delle nostre live molto particolare, perché oltre a questa bella e grandissima e interessante novità, che è la versione economica e l'ebook del nostro prontuario della ricarica del calibro 9, oggi parleremo molto moltissimo di armi corte, con particolarissima attenzione a quelle che sono le armi a rotazione. Perché? In primis perché settimana scorsa, in realtà pochi giorni fa, mi è arrivato un pacchetto abbastanza anonimo. Adesso c'è il mio indirizzo, ma non c'era l'indirizzo del mittente, per cui quando me lo sono trovato nella cassetta ho detto: ma chi me l'ha mandato? Che ci sarà? Antra, cioè, mi sono chiesto. Poi dopo ho preso il coraggio, ho aperto e mi sono capitati per le mani un paio di adesivi molto interessanti e simpatici. Adesso non so quanti di voi frequentino anche Facebook e conoscano anche il canale YouTube dell'amico Baldovino, che è appunto Tap Rack Bang, facendo il verso a quello che è la sequenza di risoluzione più comunemente utilizzata per gli inceppamenti, che è appunto il tap, il rack, il bang delle pistole semiautomatiche. Il nostro Baldovino, che è un grandissimo appassionato del genere zombesco nei film, come il sottoscritto, perché sono assolutamente un fan dei film horror a tema zombie, anche non horror, perché ci sono tantissime commedie brillanti con gli zombie che io mi godo alla grandissima. E il nostro Baldo ha fatto una cosa che io ho deciso proprio consciamente, a livello conscio, di evitare a tutti i costi come la peste, che è quella di acquistare una, anzi nel suo caso più, stampanti 3D. E come il nostro amico Franco Red, si sono subito cimentati a produrre tutta una serie di piccoli accessori per aiutarsi nel mondo della ricarica, del tiro. E è il motivo per cui io non me la voglio comprare, perché sennò sarei tutto il giorno con quell'affare acceso a stampare migliaia di carabattole da tenermi dentro casa, dove io già non riesco più a stare.
Diego Squillante, che poi ora è solo il tap rack, hanno tolto il bang. Ah, va bene, perché per essere un po' più, diciamo, politicamente corretti, niente bang, ma ogni tanto si sente come la cronaca degli ultimi momenti, che qualche bang di troppo gli americani lo fanno anche quando stanno dalla parte della legge. E insomma, senza poi indugiare nelle polemiche, il nostro Baldo ha incominciato a stamparsi tutta una serie di cose, e come tutti gli appassionati di tiro di rigarica, oltre a stampare, hanno cominciato anche a progettare determinati accessori che non c'erano, o erano diversi, o erano con caratteristiche differenti. E la sua ultima creazione è stato un interessantissimo porta munizioni per revolver, che io ho trovato da subito molto interessante. Adesso lo sto aprendo con voi perché non l'ho ancora mai utilizzato, lo utilizzeremo insieme oggi per la prima volta. Ciao Giovanni, benvenuto, benvenuto tra noi il nostro Maira del duo Maira. E questo porta munizioni è carino perché è una clip. Intanto è simpatico che sia realizzato con un filo per stampante che mantiene una grandissima elasticità, cioè lo stampato che risulta da questo tipo di materiale è uno stampato che è morbido come la gomma, non come la plastica rigido, come siamo sempre o sempre molto spesso abituati a vedere, perché degli stampati sono quelli del, per esempio, vanno tantissimo gli stampati dei bullet e dei case feeder, degli alimentatori dei bullet e case feeder, ma questo invece è studiato per essere morbido per una serie di motivi. Vedete, è una clip che ospita 6 colpi, ma l'intuizione simpatica del nostro Baldo è quella di metterli, di averli, diciamo così, posizionati seguendo una certa logica. Adesso li inseriamo nel portacartucce. Un po' tosti, perché comunque è una plastica tosta. Mi aiuto qua un pochino piegandola. Ecco qui, inarcandola un po', si apre un po', ma sapete che questa è diciamo, la fase che uno fa a casa, nel senso che quando si prende le munizioncine e prepara la sua strip, è il momento semplice, è il momento in cui non c'è la fretta di caricarle. Vedete come vengono allineate a mezzaluna, e il mezzaluna viene riproposto poi in negativo su quello che è il porta strip che si attacca alla cintura. Poi ci sono, vedete, delle scalanature che permettono in qualche modo di adeguare i passanti alla circonferenza, la parte, diciamo, che gira del nostro bacino, e uno si porta la sua clip così. Cosa ha di particolarità questo tipo di allineamento? Adesso lo vediamo insieme. Prendiamo il nostro bellissimo Ruger GP100, che è una signora pistola, è una delle pistole a rotazione che io maggiormente amo, anche se intanto facciamo il nostro check di sicurezza, come sempre. Abbiamo qui le camere del tamburo vuote e sappiamo che nel revolver già questo è sufficiente per gestire l'arma in sicurezza. Non l'ho precisato, non l'ho detto, ma comunque sappiamo, e sappiate, che questi sono dei salvapercussore, dette false cartucce. Non c'è una vera e propria ogiva, vediamo se riesco a metterlo un po' a fuoco in modo da farvelo vedere. Ok, non c'è un'ogiva, ma è un pezzo macchinato da un unico blocco d'alluminio. Al suo interno c'è una molla e un falso innesco per offrire la resistenza ottimale nell'abbattimento del cane, quindi nella corsa del nostro percussore. Quindi queste sono cartucce finte,
che non sparano e non possono sparare, è motivo per cui le possiamo gestire e maneggiare nella massima sicurezza. Che dicevo, questa ce la portiamo al lato della nostra cinta e per fare il cambio di tamburo, una volta espulsi i colpi esausti, con questo sistema, ovviamente quando questo sta nella cinta viene via, adesso lo devo tenere con le mani, ma nella cinta viene via perché è attaccato alla cinta stessa, e con questo sistema io mi ritrovo praticamente a gestire i colpi della, adesso lo faccio vedere così, del mio revolver allineati tre camere alla volta. Rifacciamo vedere, allineo tre camere, infilo i colpi e dopodiché li libero. Ruoto il tamburo, infilo gli altri tre colpi e anche qui li libero. E con due operazioni molto semplici riesco a caricare in maniera completa il mio revolver. Questo è simpatico, ovviamente stiamo parlando di un sistema che è meno rapido di quello degli speed loader sportivi. Adesso lo vediamo insieme, così ci diamo anche un'idea quando parliamo di quello che parliamo, di cosa stiamo parlando. Questo è uno speed loader sportivo, questo in particolare è uno della Safariland, è uno dei più quotati, diciamo, sul mondo dell'attività agonistica dell'action shooting, utilizzando quello che è il revolver come strumento di gara. Lo carichiamo. Ok, e questo è uno speed loader, è l'attrezzo che si usa quando si fanno le gare. Io tiro fuori, allineo e adesso qui il problema, un piccolo problema d'allineamento ce l'ho perché questo tipo di soluzione dell'impugnatura in legno non consente l'allineamento ottimale, ma è anche un'impugnatura che non è adatta all'uso sportivo. Questo funziona quando utilizzo l'impugnatura in neoprene, che mi consente non solo di governare l'arma al meglio, come l'attività sportiva richiede, ma anche, tanto Baldo, non so se ci sei, se mi senti, però mi sa che mi sono sbagliato a darti il verso in cui si posiziona la linguetta, perché per come lo carico io, che il revolver lo carico generalmente con la mano forte sui colpi, quindi che tenendolo con la mano debole nella posizione che tu chiami giustamente la posizione del cornuto, adesso vi faccio vedere come, perché io prendo la pistola, nel momento che ho esaurito il primo tamburo, passo la mano. Quindi, quando poi dopo vado a caricare, dovrei avere i colpi allineati non così, ma con il colpo centrale più in alto. Quindi, probabilmente, ecco, avrei dovuto chiedertela con l'impugnatura, invece che da questo lato, da quest'altro, perché così riesco a metterlo meglio, ruotando poi il tamburo, finisco la ricarica. E questa è una soluzione molto simpatica, devo dire, mi piace moltissimo. Poi, da amante dei revolver, la trovo pratica, geniale, intelligente, molto intelligente. E magari se riusciamo a sentire il baldo facendola sempre così, però con i colpi centrali messi
passi dal lato esterno rispetto al contenitore, diciamo, a questa taschina che ospita i colpi quando stanno alla cintura. Anto Moric, saluta Diego, Diego saluta Anto Moric. Diego saluta Giovanni, tutti li salutate. Bravo, siete una community molto molto educata. Ma oggi sicuramente una delle cose più interessanti che aspettate di conoscere è il contenuto di questa cassettina blu. Come dice il buon Andrea Tsunami, le brugole, la cassetta è vuota. Effettivamente sembrerebbe vuota, ma in realtà vuota non è. Vediamo. Cosa mai ci sarà? Qualcuno si è fatto un'idea? C'è un Toto Pistola del Mistero? Si è scatenata una ricerca spasmodica alla risposta alla domanda, perché la domanda c'è stata, eh? Io ho pubblicato una foto ieri in cui bellamente campeggiavo davanti alla vetrina del nostro sempre carissimo amico Massimo Tomei dell'Armeria Tomei dell'Aquila, quindi ero assolutamente, come dire, in zona sospetta. E campeggiando davanti alla vetrina facevo sfoggio, ecco qua, adesso metto a disposizione di tutti della foto, diciamo così, che è incriminata. Eccola qui. Condividi. Che figata. Questo restream costa caro, però consente anche a uno primitivo come me di fare delle robe. Ecco qua, mettiamo così. E questa foto, no, ha scatenato assolutamente un putiferio di followers, di amici, perché followers non so, a Ferragni, e tutti dicevano: ma che c'è? Non c'è niente, c'è una pistola semiautomatica, c'è un questo, c'è un quello, voi qualche cosina, vi siete 686, si butta subito il buon Maurizio Labboni, 786 è un modello mitico della Smith. Le brugole con misura in pollice, le brugole con misura in pollice ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo qua. Ancora sono fuori, vedete, queste misure in pollici hanno sempre la slash, eh? 5/32, no, non so queste perché ce l'abbiamo fuori. Smith Wesson MP, quindi semiautomatica. Allora, incominciamo a vedere, 686, se fosse una 4 pollici simile in dimensioni alla nostra Ruger GP100, vedremo che non ci starebbe, non ci entrerebbe un 686, vedi? Anche solo a vedere dove arriva la guardia del grilletto rispetto al cielo del castello, non ci entrerebbe manco senza scatola portaproiettili, senza l'impugnatura. No, non è una scatola portaproiettili e comunque non è neanche una MP. Rullo di tamburi. Leviamo adesso l'altra foto, leviamo via 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 via. Robertone, grande Roberto Failla, mitico, mitico, grande Roberto ha organizzato una gara bellissima, mi sono stramangiato le mani di non essere potuto essere presente, ma ci rifaremo, spero, all'europeo, perché sicuramente il suo zampino ci darà modo di apprezzare la tecnicità del suo disegno, perché fa degli stage che solo c'ha uno stile solo unico. Solo lui qui in Italia ha portato l'IDPA a livelli prossimi all'IPSC in certi casi, secondo me anche più veloce, ma estremamente più tecnico. Quindi io rinnovo ancora un'altra volta, se ce ne fosse bisogno, i complimenti a Roberto, alla sua inventiva, alla sua genialità.
e anche alla sua audacia, perché spesso si è spinto ai margini dei regolamenti solo per far divertire i tiratori e per farli misurare con se stessi. Grazie Roberto per quello che fai a nome di tutti i tiratori. Allora, scavicchi ma non apra, bravo, bravo Andrea. Allora, vediamo, vediamo. Smith Wesson 66. Vedi, adesso queste domande mi danno modo di prendere tempo. La 66 ripercorre le stessissime identiche geometrie di ingombri della nostra 19. Vediamo anche qui, ha visto la scarica. C'entrerebbe ni. Secondo me non c'entrerebbe, comunque non sarebbe comoda. Tra le altre cose, vediamo se riesco a tirarla giù senza tirare giù il mondo. La scatola della 60, dovrebbe essere è più grande, ma non so se ce la faccio. No, vabbè, comunque no, non c'entra, è più grande. È impossibile prendere. Comunque è identica, sì, il colore è lo stesso, la fattura è la stessa, le soluzioni sono identiche, ma è più grossa di un paio di centimetri d'altezza e un paio di centimetri di lunghezza, quindi non c'entrerebbe neanche lei. Ora vedremo, dice il buon Enrico. Sì, Smith Wesson 19 è bellissimo, sì, uno stupendo attrezzo balistico. Allora, vediamo, l'apriamo? C'è qualcosa? Tanto ci abbiamo, wow, eccola qua, la vediamo. Anche qui prima cosa, check di sicurezza. E cominciamo a vedere alcune cose molto 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 interessanti. Allora, tanto leviamo la scatola, questa è la scatola con il consueto, la consueta dotazione, gli avvisi, disclaimer, i cataloghi, i contatti, insomma, c'è la dotazione zero, niente. I nostri americani che sono molto pragmatici. Allora, Smith Wesson 28, no, è una 3,17 in 22 long rifle, 22 long rifle, il telaio non è proprio comune a quello della 38, ma questa è una Air Light, che è una versione in lega, estremamente leggera, una cosa impressionante, è una cosa impressionante la leggerezza di questa pistola. E col 22 c'ha un suo senso, perché alla fine ha indovinato Andrea? Come ha indovinato? No, che ha indovinato Andrea? Andrea è in 22 dopo che ha aperto, qui non lo considero più una cosa indovinabile, è chiarissimo un 22. No, non è nuova, è un usato che è una sfida, rappresenta per me una sfida, e il motivo per cui l'ho presa è proprio perché non è nuova, non tanto perché no, 317 come modello, non tanto perché sia un'arma che io ricercassi in maniera particolare, no, non era ai vertici di quello che è la mia ricerca, anche perché questa è un'arma che è nuova, stravalica, volevo dire, ma comunque scavalca molto quello che è la quota 1000 euro, sta sui 1100 e forse qualche spiccio in più adesso come adesso, a prenderla nuova e sarebbe un bel impegno, ma è un'arma interessante per una certa serie di fattori. Il primo, è un'arma che è classificata comune, quindi è un'arma da utilizzare tranquillamente nell'uso difensivo. E nell'uso difensivo col 22
è una bella accoppiata, c'ha il suo senso, non pensiate che non abbia il suo senso, considerate che il mostro di Firenze ha fatto una strage col 22, l'assessore del nord della Lega ha ammazzato uno col 22, 22 ammazza, non è che dice dai 22 non lo userei per difesa, 22 presuppone che ci sia uno dei fattori fondamentali dell'efficacia di un'arma da fuoco da esaltare, che è quello della precisione del colpo. E il 22 in questo è molto, diciamo, condizionato da come si tira il grilletto e da dove si attinge il bersaglio, ma mette anche molto a proprio agio perché è un calibro molto semplice da gestire per il tiratore, è un calibro che non regala particolari stress e quindi è un calibro che si riesce a maneggiare e domare maniera abbastanza semplice. Ma il motivo per cui mi interessava fondamentalmente quest'arma è che, come tutte le Airlight di questo genere, presenta una serie di segni di porto, perché è un'arma che viene utilizzata da chi se la vuole portare per difesa personale per alcuni fattori. Primo, la sicurezza di utilizzo del revolver. Sei sicuro sempre che c'hai il colpo pronto, perché una volta che hai caricato il tuo tamburo non c'è più il dubbio di sapere ho scarrellato, non ho scarrellato, c'ho il colpo in canna o meno. Eh sì, altro che se ammazza, è vero, caro Enrico, ce n'ha tante. Poi vedrete quando facciamo la prova, il video, metterò anche una serie di statistiche del tiro difensivo a cui io spesso e volentieri faccio riferimento, in cui il 22 ha dei numeri interessanti, a patto che appunto si sia in grado di indirizzarlo in maniera corretta. Al poligono mi diverto molto con le 22, quel modello mi è nuovo. Ebbene, questo è un modello che qualche annetto oramai ce l'ha, anche se è un'arma molto recente. Adesso non ho fatto l'indagine per scoprirle l'anno, ma a breve vi farò un bel video dove ci sta dentro tutto. Ma questa, dicevamo, il revolver c'ha sempre il colpo pronto, quindi è un'arma molto semplice. È molto compatta, estremamente compatta, vediamola accanto, la metto alla stessa altezza e distanza, questa è una 19 che ha gli stessi ingombri e pesi di una modello 66, lo dico solo perché il 66 è un po' più diffuso, un po' più conosciuto rispetto a questa, vedete quanto più piccola sia, oppure rispetto alla mia preferita Sub-Nose, il revolver da 5 colpi in 357, la Ruger SP101, anche la Ruger, che è una mouse gun a tutti gli effetti, mouse gun, e rispetto a questa Airlight della Smith & Wesson è gigante, e quindi stiamo parlando di ingombri molto più contenuti per chi ha l'esigenza di portarsi l'arma addosso per difendersi. Questo tipo di soluzione ha, dicevamo, i suoi perché, proprio in virtù della facilità di porto. Guardate dietro, vediamo se riesco a far vedere, c'ha una barretta che è fatta per metterci il laccetto come quello che si aggancia al telefonino, no? Per tirarlo fuori dalla tasca, quindi uno se lo può tenere in tasca con l'accetto, anche se poco pratico in estrazione d'emergenza. In più, questa c'ha a sua disposizione, in luogo dei 5 del nostro Ruger, con gli stessi spazi e ingombri del tamburo, mettiamo sullo stesso piano, si vedono più o meno i tamburi hanno lo stesso diametro, i 5 colpi nel Ruger come in tutti i mouse revolver che hanno la spiccata propensione per il porto, sono da 5 perché proprio per ridurre gli ingombri al minimo, per stare più o meno negli ingombri di una semiautomatica, e quindi, anche se poi la parte, diciamo, più estrema è molto ridotta, perché parliamo di 3 centimetri per uno sbordo che travalica la semiautomatica
larghezza di uno, per cui non è tutta l'arma dello spessore del tamburo, quindi si porta molto agevolmente addosso, e c'ha 8 colpi. È il primo revolver che ho con la capienza che travalica i classici six shot, la soluzione più comunemente conosciuta e percorsa nell'ambito delle pistole a rotazione, e quindi ho unito un po' di cose per portarmi a casa questo attrezzetto simpatico che non ha uno scatto estremamente morbido, fluido, perché non è un'arma sportiva, è un'arma da difesa, ma quello che mi ha spinto sono tutti i segni del porto, perché sarà per me una gioia veramente infinita, mettere, vediamo un po' se riesco a mettere a fuoco, vedete? Vedete questi segni? Questi segni sono i segni del porto su una finitura che è una finitura verniciata, perché questa pistola è una pistola che è fatta in lega. Sì, Manuel, doppia e singola come tutti i revolver, quasi tutti i revolver moderni, no? Singola azione e doppia azione. Doppia azione è ovvio, un'arma difensiva non può non avere la doppia azione. È dura e lunga come deve essere l'azione doppia di un'arma da difesa, dove l'utilizzo, al di là della parte d'addestramento e d'allenamento al tiro, è in ambito a elevatissimo stress. Quindi, se ci avessi uno scatto da gara in ambito difensivo, farei danni, ma non nei confronti della minaccia. Intanto vi metto sempre a parte della nuova edizione economica del prontuario, per chi avesse perso l'opportunità di comprarselo perché è proposto da Amazon, ahimè, a un prezzo estremamente elevato. Da oggi c'è questa e l'ebook. E dicevamo, c'ha tutti questi segni perché è verniciata, esce verniciata, essendo una pistola in lega non può avere il trattamento di brunitura, potrebbe essere anodizzata, ma di fatto non lo è, e tutte le pistole usate della linea Airlight qualche segno ce l'hanno tutte. Ciao Dino, Dino Saba tra noi, è arrivato il libro, mi fa piacere, mi fa piacere. Oggi esce anche la versione economica e l'ebook, che può essere comodo averlo sempre a portata, e è una scelta che ho fatto proprio per dar modo a chiunque di entrarne in possesso. Ovviamente non costano quanto la versione con la copertina rigida, sono più alla portata, questo costa quasi 8 euro in meno, e l'ebook addirittura è 9,99, per cui è un prezzo ultra mega popolare. Questa pistola, dicevo, c'ha tutti questi segni che la mortificano. Perché? Perché è una pistola che ha sparato poco e niente, è una pistola pari al nuovo. Ma esteticamente è penalizzata, penalizzata dalla finitura che in parte è saltata. Canna è perfetta. E quindi, quando l'ho vista, cosa ho ben pensato di mettere in programma? Ho ben pensato di mettere in programma un nuovo video anche sulla verniciatura al Ceracot. Perché? Perché devo dare una rinfrescata alla CZ, che oramai dalla prima verniciatura avrà sparato 15-20 mila colpi e ha fatto quasi altrettante estrazioni, quindi qualche micro segno, devo dire, meno di quelli che aveva la finitura originale dopo aver sparato forse anche meno colpi, ma qualche microsegno inevitabilmente lo porta. E con l'occasione mi smonto pezzo pezzo questo piccolo gioiello. Prima, ovviamente, la proverò così com'è, me la smonto pezzo pezzo e me la rivernicio tan come la mia CZ e la mia Beretta, che sono stati due lavori che mi hanno dato tantissima, tantissima soddisfazione, e spero di, come dire, replicare il gusto avuto in quell'occasione anche in questa piccolissima mouse gun. Ma vi voglio far vedere in anteprima quello che vi dico, ma che non potete verificare. Alla nuova versione ha il mirino in fibra ottica.
Sì, è una cosa simpatica forse, caro Manuel, ma l'ambito di applicazione di uso di questa arma, è quello del cosiddetto pray and spray, cioè se spara nel tiro difensivo nessuno mai guarderà tacca e mirino, perché il nostro cervello non riuscirà mai a gestire con freddezza una situazione di stress così elevata come l'ambito dell'uso difensivo di un'arma da fuoco. Quindi è un orpello che può dare, diciamo così, un abbellimento, se non addirittura essere un impiccio in fase di estrazione. Mentre questa tacca e mirino sono abbastanza sufficienti per divertirsi a sparare a qualche sagoma vicina in poligono per giocarci e prendere dimestichezza, ma nel tiro istintivo, nel tiro difensivo non servono. Tanto è vero che esistono delle armi che utilizzavano gli agenti dei reparti operativi negli anni del proibizionismo americano, in cui segavano il cane per non farlo impigliare all'interno delle tasche in estrazione, segavano via il mirino e segavano anche parte del ponticello per renderle più semplici da prendere dalle tasche dei cappotti, perché erano usate come backup gun, un concetto che adesso è superato, non si usano più, ma questa può essere un'ottima arma da difesa personale, da everyday carry, come si dice, carry. Okay. Il mio inglese è sempre un po' quello che è, perché lo esercito talmente poco, utilizzandolo quasi nulla e limitandomi a leggerlo e scriverlo, e quindi quando lo pronuncio fatevi il segno della croce, abbiate pazienza, e mi rendo conto mentre lo dico dove sbaglio, ma tant'è. E dicevo, c'erano queste versioni iper semplificate perché il tipo di lavoro che fanno è quello, è iper semplice. Vediamo e diamoci un'idea sui pesi delle compatte da porto. Allora, intanto vediamo una full frame da 4 pollici, che è un pistolone che pesa 1,150 kg praticamente. Questa Ruger GP100, che è un'arma che come arma da difesa e da porto non è proprio tra le più indicate, a meno che non ci sia un'esigenza specifica e si sia sicuri di utilizzarla, diciamo. Allora uno dice un colpo in più e una buona e più efficiente impugnatura sono preferibili. Questa è un'arma assolutamente da porto, 720 grammi, 5 colpi, compatta, sufficientemente leggera, in grado di essere gestita sparando cariche medie, non cariche elevatissime. 720, vediamo questa Smith, vedete, è quasi 2 etti in più, questa è quasi 900 grammi, 898. C'ha un colpo in più, ma l'ingombro e il peso in più sono notevoli. Vediamo un po' sullo stesso piano se si riesce a vedere. C'è molto ingombro in più, specie laterale. Vediamo un po' se riesco a mettere. Specie laterale, che è un ingombro quello che è un po' più fastidioso. Calibro è lo stesso, però diciamo ci sono esigenze diverse. Vediamo invece una mouse gun, tac, 307 grammi. Questa sono le cosiddette pistole. Intanto facciamo anche qui il nostro check, che è particolarmente agevole perché la canna basculante di questa Beretta Model 20, modello 20, ci mette in condizione di fare un check estremamente semplice. E vediamo che abbiamo 307 grammi, dov'è qui un calibro molto simile, perché il 7,35 è un calibro particolarmente piccolo e adatto al tiro, che è il 25 ACP, oltre il 25 ACP, sì, ricordo bene. E praticamente calibro simile, capienza caricatore mi pare 1 2 3 4 5 6 7, sì, 8 colpi anche qui. Quindi ci avremo un'arma che sostanzialmente ricalca le stesse caratteristiche, se non per il fatto che
si espone a due rischi. Il primo, il fatto che non ci sia o ci possa essere o no il colpo in canna, che abbiamo ricordato vantaggio. Un inceppamento, perché nell'utilizzo i colpi successivi potrebbero non essere efficacemente alimentati, come succede, può accadere per questioni tecniche fisiche delle armi da fuoco semiautomatiche, e quindi, specie con un calibro piccolo, dove il ripetita iuvant assolutamente, quindi in caso di difesa, se si riesce a mettere efficacemente a segno un colpo, mettergliene un altro due non è brutta cosa. Vediamo 308 grammi, quanti ne avrà questo revolverone? È più leggero di niente, di niente, di 2 grammi più leggero, ma abbiamo un'arma assolutamente più moderna della nostra berettina, un'arma assolutamente molto sicura nel porto, un'arma molto compatta che c'ha più impugnatura della beretta, e un'impugnatura anche con un certo grip. Diciamo che laddove io ho delle mani molto grandi, laddove diventa difficile domare un grosso calibro in un'impugnatura esigua come nel 357 Magnum, questa col 22 l'impugnatura piccola ve la mette in condizione assolutamente di dominarla senza problemi, perché il rinculo è pressoché inesistente, è un'arma che brilla proprio per la facilità d'utilizzo, perché è come lanciare un sasso, c'è la stessa facilità di lanciare un sasso alle corte distanze, ovviamente qui parliamo di impiego a cortissime distanze, e il peso è assolutamente minimo. Se prendiamo questa Hopkins e Allen Safety Police, che era un revolver in 38 Smith & Wesson, vedete, pesa di più. Questo era un, ve lo ricordate, un top break revolver in 38 Smith & Wesson, non 38 Special, questo è più piccolo del 38 Special, è più corto, e questa era una vecchia pistola, c'era una marea di difetti sia nelle soluzioni sia nell'esecuzione, e sia anche, diciamo, nella geometria della chiusura, che questo era il lato debole, il punto debole dei revolver che adottavano questa conformazione, e che di fatto non sopravvissero più di tanto a quello che fu il passaggio alla polvere in fume, dalla polvere nera, perché la polvere in fume sviluppava delle pressioni che quella soluzione di chiusura, benché fosse molto più comoda dei revolver single action dell'epopea del Far West, per intenderci, non era in grado di gestirle più, e se spaccavano in continuazione. Quindi si passò poi dopo alle geometrie a telaio chiuso, che permisero, per assurdo, di portare quel vecchio sistema della pistola a rotazione nell'attualità dell'utilizzo ancora odierno, perché la struttura chiusa del revolver consente a una pistola di dimensioni contenute di gestire pressioni che una pistola semiautomatica si può solo sognare. Tenete presente che per far gestire le pressioni che utilizza e alimenta questo SP-101 Ruger, se vado sulle pistole semiautomatiche devo partire dalla conformazione di una Conan o arrivare a una Desert Eagle, quindi parliamo di una sveglia così semplicemente per poter essere in grado di resistere alle stesse pressioni della stessa cartuccia. Anche qui adesso facciamo il nostro check, leviamo il nostro caricatore, non c'è, è vuoto, ecco qua. Questo ci dà un'idea di quanto la struttura, la risposta al problema del revolver top break, della struttura a castello chiuso, poi ha permesso di spingersi poi ben oltre. Ecco, questa è una pistola semiautomatica che alimenta la stessa cartuccia di quel revolver lì, e vediamo insieme questa bella pistola compatta e adatta al porto quanto ci sfora di peso. Vedete, quasi quasi arriviamo al bordo
dei 2 kg, quindi immaginate voi, 1,8 kg contro 726 grammi. Quindi già questo ci dà un'idea di quanto poi, di dove risieda uno dei motivi per cui ancora oggi c'è chi come me e tantissimi altri appassionati, specie chi lavora nel settore della difesa, chi utilizza come operatore le armi da fuoco, apprezzino ancora tantissimo quelli che sono i revolver, perché consentono di avere tutta una serie di vantaggi per chi fa uso difensivo dell'arma: la costanza, la possibilità remota di inceppamenti se non nulla, la possibilità di un porto economico e sicuro, un porto, perché non ci si spara nelle parti basse con i revolver, mentre specie con le azioni striker, chi fa l'inside carry, i casi non si contano. E la possibilità di avere o un elevato numero di colpi, come nel caso del 22 che ce n'ha 8, o un'elevatissima potenza di fuoco, come nel caso del Ruger che c'ha altri 57 Magnum come alimentazione di cartuccia. Quindi sono cose essenzialmente molto importanti in quello che è la scelta dell'arma a cui si affida la vita. Lo sapete, non stiamo parlando né di apocalisse zombie né di rapine a mano armata, stiamo parlando di operatori che generalmente sono operatori della sicurezza, operatori dei reparti in borghese, e chi c'ha, tutti quelli che hanno una legittima esigenza di porto dell'arma per ragioni difensive. Da chi ci lavora nel settore per mille motivi e mille situazioni, a chi ha subito minacce, si è trovato in condizioni di aver necessità di un'integrazione alla pubblica sicurezza anche della sua personale attività privata. Sì, Enrico, non la customizzerò, però qualcosina le faremo un bellissimo lifting estetico, perché diciamo che dalla parte meccanica quest'arma non c'ha proprio niente che vada ritoccato, perché come dicevamo il tipo di scatto è lo scatto difensivo, quello deve essere, quello sarà. Dal punto di vista meccanico è perfetta, e dal punto di vista estetico ci daremo invece a un piccolo ritocchino, come fanno le sciure che arrivano al bordo dei 60 anni, si fanno il tiraggio e non la rimetteremo in sesto, la faremo ritornare giovane, bella, e ci divertiremo a farlo e a vederne il risultato e provarlo. Allora, come minimo la cresta del cane salta come la Ruger. No, in questo caso penso che il cane lo lascerò, primo perché è minimal, è proprio studiato per avere un'impostazione, vedi, rimane all'interno della linea, è molto ridotto. Mi piace come, perché è un cane che è pensato per una pistola che debba avere determinate caratteristiche. C'è anche una versione col cane carenato di questa pistola, quindi non l'avrei voluto farla quella cosa lì, perché altrimenti mi sarei indirizzato sull'altra, perché queste pistole, proprio in virtù del fatto che si rovinano tutte, anche da nuove, si rovinano perché la verniciatura fuori salta sempre, si trovano a prezzi abbastanza buoni sull'usato, per chi la usa, per chi la porta in giro, se la porta addosso, e quindi l'avrei presa già col cane carenato, che mi manca ancora un bel revolver col cane carenato, ma lì punto più a prendere un Kief Special Bodyguard della Smith Wesson, quelli degli anni 40, 50 e 60. Anche gli ultimi mi piacevano tanto, quelli bombati, una linea molto retro. E siccome io sono un amante delle linee retro, specie degli anni in cui facevano le armi in maniera molto più curata, non che, questa è un po' un'eccezione, eh? È uno dei pochi revolver recenti che ancora è stato fatto con una certa cura, ma d'altra parte, guardate, piccola così, sembra un giocattolo, costa più di 1.100 euro, quindi questa cura, diciamo che una volta era
la consuetudine adesso è un'eccezione, se la sono fatta pagare abbondantemente. E quindi no, il cane non glielo levo, ma gli farò un bel trattamento di verniciatura con una buona Ceracot. Allora. Vediamo un po'. Boon 95, ciao, sono entrato adesso. Com'è il grilletto di questa 22 in doppia azione? È duro come deve essere la doppia azione di un'arma difensiva. Rifacciamo sempre il check ogni volta che la prendiamo. È duro, ma ha un'azione molto fluida, uno stacco molto prevedibile, quindi si arriva a sentire l'ingaggio del dente di rilascio in modo molto netto, quindi è un'azione che pesa, ma non è, diciamo, afflitta da difetti. È un'azione pesante volutamente, ma consistente, fatta bene, come sa fare Smith Wesson quando vuole farlo, eh? Mister Saetta, benvenuto. Per quello che conosco Fabio, lista dei lavori, colorazione Ceracot, Mirino, cane e poi chissà. No, no, cane e Mirino li lasciamo. Stavolta ci fermeremo solamente al lato estetico e anche una piccola indulgenza, diciamo così, l'avremo in quello che è l'impugnatura. Eppure il mio 6,27 ha 8 colpi, ma quello fa boom. E vabbè, questo fa meno boom, ma 8 colpi va bene sul 6,27 per un uso prettamente sportivo, perché sostanzialmente anche nel difensivo, diciamo che le statistiche ci dicono che con due colpi e mezzo, qualsiasi scontro finisce, ma alla media ci stanno sempre le eccezioni, specie con un calibro piccolo come il 22, l'eccezione non dico che possa diventare regola, ma sicuramente è buona norma. Allora, Manuel Tonelli, sul sito ufficiale ora la nuova versione al Mirino in fibra, questo l'avevo letto, belle le guancette, sì, ma c'è qualcosa di più accattivante che è in arrivo. Vi guardo dalla strada oggi, buon pomeriggio, ragazzi, Luigi Felice, mi raccomando, guarda più la strada che noi, perché sennò va a finire che ti dobbiamo portare i cioccolatini. No, 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 stai attento, o si guida o si guarda Outback Channel. Assentici magari, poi dopo potrai recuperare le immagini nella comodità di casa tua, quando potrai vedere in streaming tutto il mio impegno a rifare le stesse operazioni nello stesso modo e non farti perdere niente. Vi mollo una mezz'ora dopo, ciao Andrea, ti aspettiamo al tuo rientro. Maurizio Ungarini, è un'arma molto bella, ma va bene per mani piccole o femminili? No, no, Maurizio. No, no, questa cosa della mano piccola per l'impugnatura piccola dipende molto dall'ergonomia della mano e ti dico che questa in mano sta molto bene, come per esempio, con la stessa logica, sempre rivediamo, questa impugnatura della 19 che inizialmente io pensavo potesse essere scomoda, troppo piccola, invece trovo molto meglio con questa che con quella che è più grande dell'omologa Python in 2 pollici e mezzo. Che utilizzo anch'essa, ce l'ho in collezione anche lei, e quindi no, 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 sta molto bene in mano e considerando che ha un rinculo molto ridotto, vedi, il mignolo appoggia proprio sotto, ma le due dita, il medio e l'anulare, la prendono benissimo in questi incavi e è assolutamente salda, io c'ho la manona, eh. Alfredo P, scusa Fabio, ma quante pistole hai tra semiautomatiche e revolver? Non te saprei dire, a occhio e croce dovrebbero essere una trentina, più o meno una trentina. Intanto abbiamo messo via, adesso mettiamo via i ferracci, è un peccato perché è per vedere, c'ho qui adesso il tavolinetto tutto ricco, vediamo se faccio vedere. Ve lo metto a favore un attimo così. Tavolo ricco micifico. Questa, vabbè, la bilancia l'abbiamo utilizzata. È un po' un peccato, però adesso lugo la reclama anche perché c'ho un po' di mal di gola e chiacchierata mi sforza le corde vocali. È arrivato il momento di onorare Maurizio, Diego che mi hanno offerto la birretta.
Questo proprio non ce la fa più. Comunque sta arrivando la sostituta. Vedete che queste polimeriche di ultima generazione valgono molto poco. Io ho sempre detto, specie le azioni Striker. Oh, tanto l'abbiamo staccato. Carichiamo il nostro percussore lanciato. Vediamo adesso che abbiamo staccato. Abbiamo colpo in canna, colpo camerato. Riposizioniamo quello che è il nostro tabellino, la tabella IDPA legal per i tiri col tappo, e vediamo, andando fuori inquadratura, se riusciamo a becchiare. Niente, niente da fare. Come dicevo, la Striker sta perdendo i colpi, si è rotto il telaio, quindi adesso è colpa sua, non è colpa mia. Spara storto, spara storto. In realtà questi tappi va un po' dove vuole, non si può pretendere tanto, ma l'importante è che a ogni colpo mancato ci sia un alfa in più durante le gare, perché sono quelle che ci interessa di più alla classifica finale, riuscire a non stare troppo indietro per non fare figure barbine. Anzi, colgo l'occasione per fare gli auguri di pronta guarigione alla moglie di Luigi Esposito, Lavinia, che è mia rivale di classe nelle gare di doppia azione e che mi mette sempre dietro. Siccome ha fatto un piccolo intervento, adesso sta in convalescenza, e faccio i miei migliori auguri di pronta guarigione, in modo che poi per me sia ancora più gustoso, se vogliamo dire così, starle davanti quando riuscirò a diventare bravo più di lei. Auguri Lavi, buona guarigione. Pietro Crispo ci dice: Fabio, sono andato su Amazon, il libro quello verde, per intenderci non riesco a trovarlo. E invece dovresti riuscirci, perché intanto ci abbiamo... aspettate, vediamo se riusciamo a fare una piccola sorpresina. Vediamo se ci riusciamo. Non garantisco niente, però ci provo. Allora, dicevamo, tornando a noi, dovresti riuscire, perché alla fine è sempre quello con la copertina fucsia, cioè quando apri la pagina trovi sempre questo qui, troverai questo, ma quando vai nella possibilità d'acquisto ci sono due diverse opzioni, che è appunto la versione economica, quello verde per intenderci, e poi ce n'è uno arancione che è l'ebook scaricabile. Quindi trovi nella stessa pagina, non cambia nulla, caro Pietro, rimane la stessa pagina, ma cambiano le opzioni di acquisto, e in quelle puoi trovare e potrai trovare appunto entrambe le nuove soluzioni. Allora, un attimo che sto vedendo se riesco a farvi una sorpresa. Non so se riuscirò, spero di regalarvi una piccola sorpresina, quindi state un po'. Sei andato due volte, sì, però Pier. Aspetta, mo te lo faccio vedere proprio. Guarda, te lo faccio vedere. Te lo mostro qua. Scheda di Microsoft, Amazon. Ok, condividi. Ok, questa è la pagina. Tu apri e troverai questo, ovviamente. La riuscite a vedere la mia manina sopra? Mi date un feedback? Si vede la manina che gira?
Pietro, dimmi, rispondimi, se vede la manina che gira sulla schermata Amazon, la vedi? Sì, no? Please, io poi sono impaziente, ma lo so che c'è un piccolo ritardo da quando io lo dico. Niente manina. Vabbè, allora, vedi il prontuario della ricarica, la copertina. Alla destra c'è formato Kindle, copertina rigida e copertina flessibile. Ok? Copertina flessibile è quello verde. Non cambia, non lo vedrai, non c'è anteprima. Copertina flessibile è quello verde. Formato Kindle, formato Kindle invece è quello, come dire, ebook. Guarda, adesso se io vado sul formato Kindle, ci clicco sopra, vedete, si vede quello arancione al 9,99. Se vai invece a cliccare sopra copertina flessibile, tac, la pagina è la stessa. La pagina è la stessa, ma se clicchi su copertina flessibile, esce edizione economica e esce ovviamente con il prezzo ribassato 29,52. Eccolo qua. E vi dico che praticamente ha dei vantaggi, secondo me, perché di fatto se uno lo vuole utilizzare per prendere due appunti, c'è lo spazio, è comodo perché con la copertina morbida si apre forse un po' meglio. È comodo perché se uno gli piace, è contento di aver con sé la prima edizione del prontuario della ricarica del calibro 9 che nel mondo attuale del tiro sembra essere la rivelazione, scusate, del quarto segreto di Fatima, una cosa epocale. Se lo vuoi tenere così bello e immacolato, intonso nella libreria, mentre se prende uno più da battaglia per i suoi appuntini, per le sue cose, e per tenerlo magari sul banco dove c'ha le mani sporche perché ha toccato le palle, i bossoli che li ha lavati male, perché non sa lavarli, allora se lo va lì a ricercare perché vengono così, come se lavano? E forse per quel tipo di utilizzo diventa più adatto anche quello con la copertina morbida. Oppure con l'ebook, perché l'ebook è più pratico sicuramente per chi ha dimestichezza e a differenza mia gestisce meglio un tablet piuttosto che un telefonino, quello ce l'abbiamo tutti. No, sono scritte, no, la grandezza del carattere è la stessa. No, Manuela, toccare le palle. Ogni tanto quando uno si mette una volta, allora quando io c'avevo l'altra pressa, quando c'avevo i dice della Lee e tante lavorazioni non le sapevo far bene, me le toccavo le palle quando mi mettevo alla ricarica perché una volta funzionava tutto bene e 10 no. Adesso fortunatamente tutte quelle fasi aleatorie in cui verrà bene o non verrà bene, vediamo mentre facciamo, non ci stanno praticamente più. Perché quando si fanno le cose in maniera corretta, sostanzialmente poi si riesce a contare sul risultato. Alla fine la selezione si fa sempre, perché alla fine qualche piccola fuoriuscita di varianza dalla perfezione c'è, perché abbiamo bossoli che hanno vite diverse, leghe diverse e fanno tutti la stessa lavorazione. Quindi qualche volta capita che si svasa meno, qualche volta capita che il bossolo si crepi perché si è incrudito troppo. E quindi quel 1-2% di scarto c'è anche quando uno fa tutto bene, ma non c'è più l'inspiegabile colpo venuto malissimo. Quello è una cosa che con un po' d'attenzione, imparando come funziona il gioco, si riesce a superare.
Lo so, in primavera è un po' un problema di tutti noi maschietti, caro Manuel, che quando uno comincia a sentire due o tre cose, l'ormone lo devia subito sullo scopo finale della vita di noi esseri umani, che non è la riproduzione, ma l'accoppiamento. Allora, vediamo un po'. Ci sono tre formati, si vedono, vedi? Sì, ok. Mi dispiace che non si veda la manina sullo schermo quando la muovo, perché sarebbe stato ancora più facile, agile comunque, indirizzarvi. Allora non ce la facciamo, mi sa, la sorpresina langue, perché probabilmente c'è qualche problemino, ma vediamo. Tanto ci abbiamo un messaggio del nostro amico Baldovino, ce lo sentiamo insieme. Oh no, mi dispiace, il nostro Baldo ci comunica che non era presente perché l'avrei volentieri anche coinvolto in 2 minuti per parlarne insieme di questo bell'attrezzetto che ha creato. Adesso gliene commissionerò uno con la sfalsatura dei colpi più congeniale a quello che è il mio modo d'utilizzo, perché questo va bene per chi carica utilizzando la mano destra, però non va più bene adesso il portacolpi, quindi chiederò di farmene uno tutto a destra, in modo che potrò risfruttare questo per tenerlo sul lato sinistro e quell'altro sul lato destro, tipo proprio alla Far West maniera, con il cinturone, anche se poi diventa un giochino semplicemente di allenamento da utilizzare sui campi per puro divertimento. Grazie Deck 10 per la birretta che ci godiamo alla salute. Adesso finalmente sono arrivate pure le temperature che ce la fanno ancora di più apprezzare. Già ci piaceva prima, ce la siamo bevuta con la neve, adesso con la temperatura calda è diventata ancora un piacere moltiplicato dalla presenza continua e, diciamo, simultanea di tutti voi amici, che comunque ognuno per conto suo partecipa in questo piccolo luogo virtuale che ci siamo costruiti per ragioni di forza maggiore, perché è nato tutto durante il primo lockdown, ma ci stiamo portando appresso in maniera assolutamente godibile, perché escono fuori argomenti, escono fuori curiosità, escono fuori cose che magari un video è difficile dedicarglielo, ma non perché non siano degni ogni piccola cosetta curiosità che triamo fuori qua durante le dirette non sia degna di un bel video, sarebbe, ma c'ho una scaletta, ragazzi, di cose da fare interessantissime che poi dopo uno si perde. Ho video probabilmente in programma per i prossimi 3 mesi che non trovo mai il tempo di fare, perché mentre la scaletta depenno i video fatti, mi si aggiungono novità dell'ultimo momento che non posso procrastinare per una serie di motivi. Prima di tutto è l'entusiasmo. Quando io c'è una cosa bella che mi piace, che mi cattura, che mi coinvolge, il video lo voglio fare subito, perché sulla scia dell'entusiasmo riesco a coinvolgere meglio anche chi come voi, come me. Queste cose poi dopo le apprezza anche semplicemente solo per conoscere un aspetto diverso e ulteriore di quello che è il mondo della nostra passione. E quindi, caro Deck, ti invito, oltre a ringraziarti ovviamente della birretta, ti invito a alzare il calice anche tu, perché se mi fate bere da solo è brutto, passo poi per quello che non sono, un alcolizzato. Invece io sono un amico che ama il momento conviviale insieme agli amici. Diego Squillante dice: la sorpresa è Lucia non è in diretta. Foghetto, foghetto, foghino, ma no, non è Lucia non è in diretta. Oddio, però possiamo invitare il Lucia non è in diretta, perché no? Chissà, chissà se Lucianone ci sta seguendo. Allora, il revolver in 22 richiede la stessa pulizia delle altre armi o magari si sporca di meno? No, no. I revolver in particolare si vede di più lo sporco sempre, per cui perché sì,
scurisce, si ombra sempre la facciata anteriore del tamburo per via del cono di forzatura dove la fiamma inevitabilmente per le grandi pressioni tende a sfocolare al di fuori, diciamo, di quello che dovrebbe essere l'ambito esclusivo della canna, dove la pressione spinge la palla, e quindi si sporca uguale. Forse un po' di meno, perché comunque essendo una munizione molto molto veloce, i tempi in cui la sfiammata tende a uscire sono molto ridotti, non c'è la sfogatura che spesso si vede sui revolver nella parte del tamburo, oltre, diciamo, quello che è la facciata, all'interno sulle unghie d'alleggerimento, quello fa un po' di meno. Però devo dire che questo è il mio primo revolver in 22, anche se io in realtà il primo revolver in 22 che avrei voluto, che ho rincorso per tanto e ancora un po' cerco, è il 6.17. Il 6.17 è sempre Smith & Wesson, che è un revolver 6 pollici, è un revolver grande. Tanto il nostro Baldo ci ha dato già l'ok per l'altra versione. Ti mando l'altra versione, anche il piega aggeggio per caricarlo. Grazie Baldo, sei gentilissimo. Cercheremo poi di utilizzarlo sul campo per farci per apprezzare al meglio quelle che sono le potenzialità ingegnose di questa tua creazione, che è molto carina. Ho fatto già vedere un po' come utilizzarla, ma aspetto volentieri anche la versione quella più adatta al tipo di carica che faccio generalmente io, perché tu sei aiutato dalle tue possenti manone che riesci a tenere saldamente il tamburo anche con la mano forte, quindi lo carichi così, ma così carica. Io con la mano debole non mi si allineano più le camere, ma questo l'hai capito sicuramente vedendolo, perché anche io non ci avrei pensato prima di avercelo tra le mani, non ci avrei neanche pensato, se no te l'avrei già come dire detto. Allora, si sporca, sì, Elmoroz, si sporcano tutti. Mi sa che ho fatto un ordine in armeria per un 22LR Bellina della Pedersoli, Black Widow, una carabina basculante monocolpo, che carina, però se l'avessi presa a otturatore girevole scorrevole manuale o semiautomatica, avresti potuto farci anche il campionato di tiro dinamico che sta organizzando un tiro rapido sportivo, comunque con carabina in 22, la Six Academy. Puoi farlo tranquillamente anche con la monocolpo, semplicemente sei stracciato dalla classifica quasi in maniera automatica, perché non avrai la possibilità, essendo comunque un tiro dinamico, di tenere i ritmi degli altri sistemi di funzionamento. Sì, le palle, però Elmoroz, non so le palle quelle che sporcano tanto nel revolver, so i residui carboniosi quelli che fanno impazzire. La palla sporca un po' la canna, ma una canna due pollici come questa in 22, che praticamente, cioè, da qui vedi già la volata, è facile da pulire. Il problema della sporcizia nei revolver è soprattutto quella della faccia del tamburo, oltre che dell'interno del castello nella parte superiore, quella che è interessata nei calibri grandi dal fenomeno del flame cutting, che in questo caso nel 22 praticamente è assente, ma nonostante ciò qui vediamo che c'è lo sporco. Questi sono residui carboniosi, quelli che vedete, tant'è che se io adesso vado col dito se ne vengono già via col dito, vedete? Sono residui di sporco, non è
fenomeno erosivo, come accade invece sui calibri magnum, dove le pressioni che si sviluppano sono pressioni importantissime, e quindi capita questa brutta cosa, specie per chi utilizza le polveri vivaci per fare la fiammata, la ciambella di fuoco, e che è molto coreografica, che a livello di prestazione non è assolutamente significativa, però a livello di consumo del revolver crea e può creare tanti problemi per picchi pressori, diciamo, fuori range, e per questo fenomeno che taglia sostanzialmente i telai nella parte alta. Io sono sempre molto attento sia con le cariche sia con la pulizia, e armi, ecco, questo è il mio revolver che più di tutti ha sparato, vediamo se lo facciamo vedere, e il fenomeno non esiste. Vedete, questo, lo sporco che vedete è perché arriva un po' male a pulire in fondo, però non c'è assolutamente nessun gradino, nessun righettino di taglio, come accade invece purtroppo, ahimè, su dei revolver che non è detto che abbiano sparato tanto di più, ma spesso è perché hanno sparato male, cartucce fatte male per creare questi effetti pirotecnici inutili, e che un'arma che tendenzialmente potrebbe sparare all'infinito la finiscono per rendere un'arma che dal punto di vista del valore economico precipita, perché se me la propongono a me una pistola che la apro, la vedo subito, è una delle primissime cose che guardo, io non ci spendo neanche 100 euro su un revolver che presenta un flame cutting evidente. E poi dal punto di vista della vita utile, poi la mettono in condizione pure di essere meno resistente, su quei casi in cui vediamo pure dei revolver che esplodono. Spesso però non si tratta dei marchi che usano acciai particolarmente pregiati, come accade per le tre americane che hanno strutture a cassaforte. Allora, Daniele Santarelli, grandissimo Daniele, lui sarà il mio pusher di attrezzatura, di buffetteria per il tiro western, ma ancora la strada mi sa che è lunga, perché ogni volta inciampo poi su cose che mi distolgono dal reperimento dell'attrezzatura. Molto bella la bestiolina, ciao ragazzi, ciao grande. Pietro Crispo, ma quando scendi in Calabria, magari per un qualche gara oppure per un giro, avvisami così ci prendiamo una birretta insieme. Molto volentieri, Pietro, ma non è escluso che sia una cosa non lunghissima, perché poi c'ho i ragazzi dell'IDP a Calabria che sono degli amici, quindi facilmente riusciremo prima o poi a, come dire, incastrare un evento da seguire per loro e fare una capatina. Allora, è sul 6,17 pollicione alto, ma ancora meglio il caro vecchio 17 seconda e terza serie, che ha una brunitura lucida da piangere. Sì, però non mi piace tantino la stina come questa, la stina libera. A me piace la stina carenata, le linee un po' più moderne, ma affascinano. Più moderne per me vuol dire anni 90, 80, ancora meglio. Diciamo che quello per me a livello dell'estetica si è fermato tutto più o meno lì. Tra gli 80 e i 90, tutte le cose più belle secondo me sono state lì, sia per quanto riguarda le moto, anche le automobili, ma soprattutto le armi. Fabio, volevo verniciare la mia CZ in Ceracotta, ma l'armeria a cui mi appoggio non mi ha saputo dire la spesa. Tu indicativamente mi sapresti dare un'indicazione di massima? Caro Maurizio, non è facile, perché il lavoro in sé non è un lavoro difficile, ma uno, il Ceracotta non è una vernice economica, cioè già solo il materiale per verniciare una pistola ha un suo costo. E per fare una verniciatura in Ceracotta c'è tanto lavoro materiale, di manodopera, perché bisogna smontare completamente un'arma. Vabbè, un armaiolo, uno come me, ci mette, per voler fare cose fatte bene, mettendo tutto, un'oretta, meno di un'ora, ci metterò forse un quarto d'ora, 20 minuti a smontarla completamente una CZ. Però poi dopo si deve trattare, poi si deve verniciare, poi si deve cuocere,
e quindi già lì c'è un'ora e mezza solo di cottura, dopo che uno l'ha prima sgrassata, e lì un'altra mezz'oretta ci vuole per fare le cose fatte bene, lasciano a mollo. Se vernice un'altra ventina minuti ci vogliono. E poi dopo bisogna pure riassemblarla e lavorarla un po', perché si eliminano tutti i giochi, si riporta la pistola praticamente a nuovo, se è troppo nuova si riporta, non si chiude neanche, e bisogna quindi intervenire, lucidare finché non scorre un po'. Quindi fondamentalmente ci vuole un giorno per smontarla, verniciarla, poi non la puoi rimontare il giorno dopo, sarebbe meglio rimontarla il giorno dopo, lavorarla, quindi ci vuole un giorno e mezzo. Che non è tutto di lavoro, ma che ti richiede comunque una presenza talmente ogni tot che non puoi fare tante altre cose. Quindi è una giornata e mezza di lavoro di un operaio specializzato. Se ti chiedono solo per il carrello €150, secondo me sono già giusti. Se tu incominci a dire voglio fare carrello e fusto, se fanno un lavoro fatto bene, €300 secondo me è un buon prezzo. Se te la sabbiano, te la fanno a regola d'arte, ti possono chiedere pure €500. Dipende sempre da quanto ne valga la pena. Io me li faccio da solo. E lì è un grande risparmio, ma soprattutto io faccio per il gusto di farlo. Mi ci diverto, ci passo il tempo, mi godo il risultato quando viene bene. Finora sono sempre stato molto fortunato, oltre che attento, e quindi è un conto. Farlo fare è un po' più complesso, anche perché devi essere sicuro che ti usano Ceracot, perché ci sono tante vernici che te le vendono buone quanto come il Ceracot, che costano un quarto ma valgono meno. Il Ceracot è duro e resistente quanto la finitura originale. La finitura originale è una buona vernice epossidica, come è un'ottima vernice epossidica anche il Ceracot. Considera che ci sono tanti tipi diversi di Ceracot, alcuni devi essere un militare per farti evitare, perché se non dimostri di essere appartenente in qualche modo alle forze di pubblica sicurezza, non te lo vendono. Allora, Manuel Tonelli, se dovessi fare quella gara con le 22, ho pronta la CZ 455, caricatore da 10,5. Perfetto, Manu, vieni perché ti diverti. Sì, vabbè, queste carabine quasi da survival gun sono di divertimento assoluto, dal tiro al barattolo, neanche ti metti lì a sparare a una sagoma per vedere quanto più ti avvicini al 10, la devi mettere lì col barattolo per vedere che rozzola giù e ti diverti così, anche se non si deve sparare agli oggetti, Io dico così un po' perché è nell'animo del tiratore anche cazzeggiare, diciamocelo, ma sulle linee di tiro, ragazzi, non vi portate le padelle, barattoli, cose, perché non si fa. Non si fa per motivi di sicurezza. Il poligono non è il vostro, se fate male a qualcuno, vi fate male voi, il gestore poi passa i guai, e non è giusto. Vedetevi bene i regolamenti dei vostri poligoni, chiedete il permesso al gestore, state attenti quando fate le cose, tenete presente che anche i ferri, quando si usano in gara, il ferro è meno problematico del barattolo per certi aspetti, sono posti a una distanza minima, cioè meno di quello non si possono sparare, tipo 10 yard mi sembra che sia la minima distanza concepibile per un ferro per stare al riparo da quello che è il rischio del rimbalzo, rimbalzo di schegge sostanzialmente, ma sono comunque pericolosi. Allora, Maurizio Mazzoni, grande Mauri! Ciao Fabio, solo un saluto per un augurio e una serena Pasqua a tutti. Anche a te, caro Maurizio, sto lavorando per sistemare l'alimentazione della tua separatrice di bossoli che è qui accanto a me. Qua, vedete, c'è la macchinetta, la nuova macchinetta della mente geniale del nostro Maurizio della GBO. È lei? E lei, e appena l'ho messa a punto per renderla al massimo efficiente, cioè l'avrò coordinata poi con quello che è il mio case feeder per poterci passare e ripassare tutti i bossoli a mille, mille, come diceva l'ingegner Cane. Farò anche un piccolo video a beneficio di tutti, anche se anticipo che il nostro Mauro
ha già messo mano al progetto iniziale, perché questo penso sia uno dei primissimi prototipi. Ho visto che già è andato avanti con una 2.0, con il buon Fabio che è il suo tecnico di fiducia, che gli sviluppa le soluzioni più indicate per fronteggiare i problemi di noi tiratori e levarci insomma un po' le patate dal fuoco, perché ora con l'avvento del 9x19, con la persistenza ancora del 38 superauto in qualche campo, separare il bossolo è diventata una cosa fondamentale, perché se arrivano sul piatto è una rottura di scatole indicibile. Luigi Felice: che pressa consiglieresti per la ricarica del 6.5 Creedmoor? Monostazione. Questa mia è una bellissima, scusate, Hornady, del Classic Kit, ho presentato in un video, ma anche tranquillamente le lì sulle monostazioni fanno dei prodotti che funzionano, e con poco più di 100 euro si prende la prima pressa monostazione, a chiusa comunque, AO, col telaio AO, che funziona benissimo, fino al 308 va benissimo. Prendere quella più grossa serve fin lì, perché sono calibri tutto sommato ancora da considerare piccoli per il tiro da carabina, quindi col 6.5 vai sereno con una lì, mi sembra si chiamino Breech Lock, e costa poco più di 100 euro nuova, non te sbagli. Pietro Crispo è calabrese, chiede Luigi Felice, penso di sì, ci ha detto quando scendi in Calabria, penso che lui ci sia, o d'adozione o d'origine, immagino sia lì. Allora, preparazione e prodotti buoni, Diego, a cosa ti riferisci? Non mi sono perso forse, eh? Ah, per la verniciatura, sì, una mezza giornata abbondante, mica tanto, una mezza giornata non basta, perché se tu smonti, fai veloce, cuoci, la sera non è meglio che non la rimonti, meglio rimontarla il giorno dopo. Allora, da quando vernici, poi nel video lo dico in maniera molto chiara, anche se poi nel video dico tante cose, uno ferma quel che vuole, quel che gli rimane, ma da quando vernici a quando metti in forno c'è bisogno di un piccolo periodo d'attesa, che è un periodo in cui la vernice si attacca in maniera corretta a quelle che sono le pareti metalliche. Se tu vernici e metti subito in forno non è proprio perfettamente corretto, quindi vernici 20 minuti, ci vogliono altri 20 minuti di riposo, come la pagnotta, il pane per la pagnotta, e poi te fai un'ora e mezza di forno, e quindi stai già lì che so 2 ore solo nella parte verniciatura e cottura. Poi non è che quando esce dal forno lo prendi con le mani, perché se a 120 gradi te bruci, raffreddamento. Poi, come dicevo, non è una buonissima cosa prendere e montarla subito. Se gli lasci il tempo meditativo di una serata, è una cosa buona e giusta. Quindi tra montaggio, verniciatura, cottura, rimontaggio e aggiustamento dei piani che magari necessitano di una piccola lucidatura, per fare cose fatte bene io direi che una giornata e mezza ce l'ho. Allora, Elmoroz, se ti piacciono i revolver il full lug, oltre la 6.17 c'è anche un modello della Alpha Project. Sì, l'Alpha Proi l'avevo vista, è carina, fanno sia lega che in acciaio, costano molto meno delle Smith, viste in armeno sono fatte bene, belle robuste, sì, è un bel progetto. Sì, una Paulaner se c'è, tanto io approfitto bellamente della disponibilità dell'ottima MG che mi offre birre ogni tanto, perché mi sente che tossisco, che rinfresco la voce, e quindi immagina, deduce, ben deduce che c'ho bisogno di una lubrificazione delle corde vocali. Sono fatte bene le Alpha Proi, non è da escludere, si costano molto poco, sono belle, ce le siamo bevute, allora portami un'altra di queste che
è più piccolina e vanno finite, ragazzi. Le birre vanno prese e poi finite. E sì, non è escluso. Dovrebbero essere brasiliane anche loro, però mi sa di no. Era andato a vedere, comunque sudamericano. Aspetta, vediamo un po', lo vediamo al volo insieme. Alfa Proi, Alfa Proi, fabbrica. Vediamo che esce fuori. Alfa Proi, nella produzione di coltelli e munizioni. Dove stai? Formazione supplementare, no, produzione, no, porto della vendita, sede, no, sono Repubblica Ceca, ecco perché sono fatte bene, non so brasiliane, sono Repubblica Ceca, Azabrotka, stanno là. Ecco allora perché. Quindi questa cosa vi devo dire che mi invoglia ancor più a farci un pensiero. Allora, dovete pensare, io sto nel mondo delle armi per passione e per lavoro da una vita, cioè per passione ho iniziato, intanto prepariamo il colpo della rivincita, sapete che il colpo della rivincita è sempre un colpo che trattiene in sé più tensioni, perché si porta presso la frustrazione di non aver fatto il centro al primo colpo. Vediamo se adesso ce la facciamo. Arriviamo a fine corsa. Aia. Ci abbiamo avuto palla in canna. Vediamo un po' se riusciamo a recuperare lo squibload che non se l'ha visto. Yeah! Chi non se l'è visto, vada a vedersi il video dello Squibload perché secondo me è uno dei video tecnici più utili e meglio fatti rispetto a quello che si trova attualmente sul tubo in generale, perché abbiamo fatto un progetto proprio fatto apposta. Siamo partiti da casa preparando le cartucce per fare vedere proprio in maniera inequivocabile e l'abbiamo anche colorato con due o tre, addirittura sembra, Squibload avvenuti in gara in maniera non, come dire, provocata di proposito, ma in maniera fisiologica, perché sono cose che possono accadere, specie per chi si avvia a ricaricare perché non c'ha la sufficiente esperienza. Grazie ragazzi per le birrette, brindisi chi può, mi faccia compagnia perché mi fa solo piacere. Quindi la qualità, tanto Luciano ha visto il messaggio, se vuoi Luciano entrare a noi fa solo un grandissimo onore. La qualità comincia a essere significativa perché, a parte la tradizione storica della Repubblica Ceca come produttore di armi da fuoco, specie nelle armi corte, ricordiamo che l'SP-01, la Shadow, è made in Repubblica Ceca. Quando io ero piccolo, vi dicevo, ero giovane, c'era la CZ75 normale, la versione normale, che era un'arma sostanzialmente d'adozione di polizia. Era un'arma che faceva da contrappasso e contrapposto a quello che era la nostra Beretta 92, per intenderci, gli anni erano più o meno quelli. La qualità era, con gli occhi di oggi, era sicuramente maggiore. Qual era il difetto? Era che all'epoca noi vivevamo una grossa contrapposizione tra Est Europa, che era assolutamente assorbito dalla forza attraente del regime comunista russo, e l'Europa centro-ovest, che era assolutamente NATO. Per cui questa linea di demarcazione ci mal poneva nei confronti di quel tipo di produzione. Quando è caduto il muro, quando si sono distese un pochino gli animi,
si è cominciato ad apprezzare maggiormente quelle che erano le capacità costruttive. Con l'uscita poi dell'SP01 Shadow, che era proprio studiata per l'uso sportivo, ci hanno proprio dimostrato che le armi le sanno strafare. Un po' per cultura, un po' per attenzione progettuale, un po' per attenzione realizzativa nella parte proprio materiale, ma anche per i materiali utilizzati, gli acciai, hanno gli acciai ottimi, una selezione per l'utilizzo nelle armi da fuoco estremamente curata e attenta. Il mix tra progetto, esecuzione e materiali con cui si realizza è stato il mix vincente. Attualmente fate il conto di quanti stanno con una CZ Shadow sui campi di gara e quanti stanno con una Beretta, vi rendete conto che la Repubblica Ceca vince a mani basse da questo punto di vista, anche se andiamo a vedere poi le caratteristiche tecniche d'utilizzo, quali sono le prestazioni, qual è il costo d'acquisto, cioè per arrivare a poter competere con un SP01 che è un progetto vecchio, Beretta ha messo in piedi il progetto 92X Performance, che non solo è molto ma molto più recente, anche se rispolvera delle soluzioni un po' datate, ma è pure più costoso. Cioè alla fine per cercare di stare al passo, eppure lì bisogna vedere quanto ci si sta, si deve spendere di più, quindi diciamo che anche da quel punto di vista rimane un vantaggio. Alfa Proi mi interessa, mi incuriosisce. Il problema è che dal vivo ancora non ne ho viste molte. Mi piacerebbe magari trovare qualcosa di usato per non spendere su un 22 una barcata di soldi, pure se a poco, a buon prezzo, a metà prezzo ancora meglio, quindi usato mi sta bene, anche perché ho l'esperienza per valutarlo. Ci sono tante armi che vengono comprate e passano le mani e sparano talmente poco che è un peccato tenerle nei cassetti. Alla salute. Verniciare bene non è semplice, i prodotti devono essere i migliori sul mercato, specie nelle armi, caro Luigi, dove i piani che stanno a scorrimento l'uno sull'altro sono tanti. Le pressioni, le temperature, le sollecitazioni, le microvibrazioni sono tantissime, e lo vediamo poi anche le abrasioni che ci possono essere, lo vediamo bene qua nel porto che risultati possono dare. Guardate, adesso mettiamo un po' fuoco, queste sono tutte segni dovuti dal porto, dal contatto con gli acidi della pelle, tante cose che poi anche una buona vernice non basta, ci vuole una vernice proprio super speciale. Allora, Enrico Cortonesi, è vero che i ferri sono anche inclinati per una deviazione controllata? Non sempre. I ferri generalmente i piattini normali, quelli quadrati per intenderci, o quelli tondi, sono messi a 90 gradi rispetto al terreno per una questione di equilibrio statico. Poi dopo sono studiati col peso, vanno giù, e mentre vanno giù tirano il residuo, diciamo, più verso l'alto che verso dietro. Quello va da sé, ma il 90% dell'impatto lo dissipano nel contatto e nel ribaltamento. Vincenzo Urcioli, sempre tutto molto interessante, intanto stanno uscendo con le giuste misure i primi colpi ancora inerti, una buona Pasqua a tutti, grande Vince, ma arrischiati, addentrati, comincia a chiudere qualche munizione per poi provarla, perché il lavoretto che si fa nel silenzio della propria cameretta è una fase importante, ma poi è riscontro sul campo che ci dà un'idea della direzione che stiamo percorrendo, e quindi il raffronto poi dopo sul campo sperimentale, quello che è appunto la verifica anche se empirica, è necessaria, perché sennò uno si fa le cosiddette pippe mentali e non va poi
concludere quello che è il suo percorso per raggiungere uno scopo. Bisogna sì vedere, ma poi bisogna anche un po' come quelli che devono imparare a nuotare, buttarsi nell'acqua alta. L'unica cosa che devi stare attento è i dosaggi delle polveri per non essere in maniera pericolosamente fuori controllo dal punto di vista delle pressioni, che sappiamo, come ho scritto in più passaggi nel libro, alla fine la munizione si gioca sull'equilibrio tra le pressioni. Non è la V0 che è importante, non è il peso palla che è importante, non è il COAL che è importante amalgamare il tutto per gestire in maniera corretta le pressioni. Sono quelle che fanno la cartuccia. Se noi avessimo un'indicazione di pressione manometrica sulla canna, non ci servirebbe neanche cronografare, si potrebbe semplicemente andare lì a vedere le munizioni che pressione sviluppano e se si avvicinano alla che è la nostra pressione ideale di esercizio, sia per l'arma sia alla fine anche per la munizione. Alfa Proi modello 2361 ha in dotazione due tamburi in 22 Winchester Magnum, bellissimo calibro, e 22 long rifle, bellissimo. Il problema dei due tamburi è un problema non da poco sul revolver, perché è vero, è bello, dice, io ho una dotazione più ricca, però il revolver è un orologio e un tamburo, io non posso prendere il tamburo da una pistola, anche se è la stessa marca, lo stesso modello, montarlo su un'altra e stare tranquillamente sicuro che l'allineamento delle camere sia corretto. Per cui può essere un'arma un po' a doppio taglio, perché o c'hai troppe tolleranze e non è una cosa bellissima sull'allineamento, appunto, e anche incide su quello che è il fenomeno della sfiammata e anche dell'usura di quello che è il cono di forzatura, perché un conto è una palla che entra dentro al centro, un conto è una palla che entrando struscia e struscia e si intraversa, cioè attraversando si intraversa, però procede in maniera anomala all'interno della canna e poi quando esce questo gli dà una certa anomala traiettoria, quella che si chiama movimento di nutazione durante il volo, che è una definizione fisica del moto. Il nostro Baldo ci invia intanto un messaggio vocale, sentiamo cosa ci dice. Speriamo, Baldo, dimmelo subito se mi hai detto una cosa porno, perché siamo in diretta. Mo te la faccio vedere. Lo faccio vedere, Baldo, te lo faccio vedere così ti levo il dubbio. Allora, mettiamo carico. Tanto sempre di false cartucce parliamo. Qui sul tavolo e in giro non ci sono munizioni vere, sono tutte cartucce inerti. Lo dico non tanto per i 50 aficionados che stanno qui presenti praticamente dall'inizio, ma per chi magari girando su YouTube si trova magari adesso a entrare durante la live o apre un punto a caso della parte registrata in un secondo tempo. Allora, io fondamentalmente questo speed loader lo porterei sul mio lato destro, ok? Perché? Perché con la mano destra vado a inserire i colpi e con la mano sinistra tengo il revolver. Revolver. Finisco i colpi, passaggio di mano, la presa del cornuto, bam, tiro via i colpi, estraggo il mio speed loader, la mia strip di caricamento e la impugno con la mano forte. Allineo, tac, e qui sull'allineata mi ritrovo che avrei a favore le camere più scomode, quelle interne. E siccome qui in particolare ho l'impugnatura che è
è un po' abbondante. Infatti, manco gli speedloader ci lavorano con questa impugnatura estetica, un'impugnatura bella, ma che non è un'impugnatura sportiva. Ma in ogni caso, non sarebbe neanche agevole su un altro tipo di impugnatura. Io voglio caricare le tre camere che ho a favore, e quindi ci devo avere il colpo, quello che fuoriesce. Non verso l'interno, verso la stella, ce lo devo avere verso la camera esterna. Se io metto il colpo qua così, vedi? I colpi questi qua stanno, capisci com'è? Questa andrebbe presa con la strip qua, allora sì, allora mi va così. O meglio, che è successo? Che per mettere questa qui, per allinearli correttamente qui, hai cambiato il verso della strip, ma va cambiato pure il verso dell'alternanza tra interno e esterno, tra il colpo esterno e quelli interni. Penso di aver, cioè, ci dovremmo essere capiti. Vedendolo, penso di essere riuscito a spiegare. Poi dopo prova, ma comunque io con la mano destra mi ritrovo con la sinistra così. Aspetta. Esco così. Io lo devo caricare da qua, in questo modo, non in questo. Cioè, io non carico così, me lo carico così. Così mi fa comodo perché estraggo, butto, tac, ce l'ho allineato in maniera comoda. Se dovessi caricare, usarlo per caricare, aspetta, ti metto in modo corretto, mi troverei stretto, mi troverei a lavorare con la mano che sbatte qua e con i gomiti vicino, mentre così io lavoro con i gomiti lontano, con le braccia in una posizione sufficientemente rilassata, c'ho tanti angoli che sono accettabili per utilizzarlo, mentre qui ce n'ho uno solo. Praticamente con i gomiti aderenti al busto, anche a livello di equilibrio non è il massimo. E mani, dorso della mano che sbatte sull'impugnatura, mentre così io sto comodo. Mano sinistra con la pistola, mano destra, bam. Questi qua devono essere però praticamente così. Quindi la strip è corretta quella che utilizzi tu, se è al contrario, però questo è corretto così per inserircela, o meglio, no, non è corretto manco questo perché ce l'ha invertito, ce l'avrebbe invertito. Spero, Baldo, di averti dato le indicazioni per poter capire come si può adattare meglio a quello che era la mia soluzione di tiro. Questa va così, se lo metto così va sempre uguale. Eh sì, ma questo come lo metto va sempre uguale. No, non si risolve con questo, si risolve semplicemente spostando, invertendo, oltre che la linguetta, vanno invertite anche le lunette che devono essere orientate al contrario. Allora, per esperienza personale, ci dice Luigi Felice, a 25 metri mi sono preso una palla sulla coscia destra, bruciore e dolore assurdi, la sicurezza non è mai troppa. Guarda, è successo anche a me a distanze simili, ma quando succede questo ci sono generalmente, poi correggimi, se non è il tuo caso, ci sono ferri fissi, cioè non ferri che vanno giù, e ferri danneggiati, cioè i ferri che hanno buchi passanti o diciamo fusioni a cratere di colpi sparati o con calibri non adeguati, cioè quelli che vengono fighi al campo e sparano, ce ne andiamo un po' che si vede poco, e sparano con la carabina sui pepper e i ferri da pistola, o dei ferri che non sono adeguati neanche al calibro da pistola e che quindi si deformano.
quelli sono due casi in cui pure io, se vedo che c'è sta una linea con dei ferri rovinati, non li uso. E se c'è qualcun altro che spara magari nella stessa buca a quei ferri, io cambio buca, perché lì il rimbalzo è incontrollabile. Quello che può succedere non è gestibile. Ok. Qual è che ho recensito ultimamente, Manuel? Che non mi ricordo di che parli. Non so, perché sto recuperando un pochino di messaggi che ovviamente avete scritto mentre mi perdevo in tante altre cose. E adesso non capisco più cos'è che ho recensito ultimamente. Hai detto come quello che hai recensito ultimamente. Uè, Giovanni Maria di nuovo tra noi, che bello. Di nuovo, ciao a tutti, richiamato al lavoro. Ora invece sono davanti al trafilatore. È grande, quindi ti stai a mettere all'opera con la slot machine. Mettite una bella gomitiera, perché sennò l'epicondilite, se non c'hai una macchinetta super automatizzata come quella che mi ha confezionato il buon Mauro, è dietro l'angolo. Maurizio Laboni, purtroppo oggi ho potuto seguire a pezzi, ora vi saluto che il lavoro chiama. Grande Mori, grazie per essere stato con noi. Buonasera a tutti ragazzacci, buonasera Fabio e saluta MG. Dai, grande Astaroth, rieccome. Ho intravisto una rivoltella poco fa. Qui oggi abbiamo maneggiato tante armi obsolete, ce l'abbiamo dovuto per le mani tutta la diretta. Maurizio Ungarini, andrebbe bene se uno è mancino quel tipo di ricarica. Mancino, tu la prendi così, giri, vediamo un po'. È il problema dei revolver, è che io non lo so come si impugna, come l'impugna un mancino, perché fa così, dovrebbe prenderla così. Sì, per il mancino va bene, per il mancino è perfetta. Sei mancino? C'hai il revolver? Se sei mancino e c'è il revolver, se e quando il buon amico Baldo mi fa avere la versione corretta, piuttosto che non usarla, te la faccio provare e ti faccio vedere quanto è bravo a ideare questi piccoli aggeggi di utilità. Il dot di mercoledì. Il dot. Quale dot mercoledì? Mercoledì abbiamo festeggiato il compleanno del buon Morino e quindi io non ho fatto vedere nessun dot. Non ti seguo, Manuel. Il ferro è andato giù, se fosse rovinato non sono andato a vedere. Dovresti vedere se hai preso pieno il ferro o magari il supporto, perché pure il supporto ci deve avere le sue caratteristiche, eh? È una cosa un po' particolare. Il Sightmark Wolverine, ok, che è quello provato lunedì, ma su cosa l'avevi, come è uscito fuori adesso? Non ho capito il collegamento un po'. Aiutami se ne vogliamo parlare, perché non seguo. Dai, io c'ho la memoria del pesce rosso, eh. Allora, buonasera a tutti, un po' in ritardo, ciao Ezio, benvenuto. Maurizio Ungarini, non sono mancino e non ho revolver, ok, eh. Anche se un arino non mi dispiacerebbe, è un bel attrezzo l'arino. Mercoledì festa era nei giorni prima, ok. Sì, ma sul site Mark ho capito il video, ho capito il riferimento, ma non ho capito il collegamento. Intanto Giovanni, ti faccio vedere pure a te se ti dovesse interessare, non credo, però è uscita la versione, l'edizione economica del prontuario, che
È morbida, la copertina è un po' più grande il formato e c'ha posto per prendere appunti, segnare dati o evidenziare, ma fondamentalmente importante è uscita la versione ebook che è scaricabile. Chi è un po' più all'avanguardia con le cose moderne rispetto a me, perché io da questo punto di vista sono un Flintstone delle caverne, quella ebook sono riuscito a proporla a 9,99, quindi è proprio veramente due birrette e vi portate a casa e ci avete sul cellulare in qualsiasi momento, su un tablet, tutto il testo. Best seller del 2022, il prontuario della ricarica del calibro 9, dove troverete un sacco di indicazioni per ricaricare 9x21, 9x19, per chi avrà a breve armi, PCC, pistole in questo calibro, ma soprattutto tante indicazioni utili per capire come affrontare le fasi di ricarica di un'arma corta che si può portare e trasportare per avere un riferimento in tutti i calibri d'arma corta, per cui ci sono tantissime nozioni che chi inizia trova utili anche se non ha un'arma in calibro 9. Montare il dot sulla pistola lanciatappia, ok, sì, ma problema, caro Manuel, non è prendere la mira, perché la lanciatappi c'ha degli organi di mira molto approssimativi, dove la tacca di mira è praticamente un mirino e il mirino è praticamente un niente, quindi non si può mirare. Ma in ogni caso, anche mirando, voi non lo potete apprezzare fino in fondo perché avete una visione concentrata sull'obiettivo e il bersaglio, ma il volo del tappo è simile al volo del frisbee, quindi parte e poi imbarca o a destra o a sinistra come un UFO, come un oggetto non identificato volante, e non sta mai dritto. Quindi, quando va bene, è bello, è buona cosa, ma non è che io sia bravo particolarmente. Quando va male, è male. È una cosa un po' frustrante, ma non è detto che io abbia sparato male, perché è una distanza abbastanza ridicola, dove non serve neanche mirare per arrivare sull'obiettivo. È che la palla, non avendo, ecco, tecnicamente, se vedete all'interno, non c'è una slitta rigata, quindi non c'è una stabilizzazione giroscopica del proietto e non c'è una costanza e una coerenza di traiettoria. Quindi vado io a fare un frisbee. Immaginatelo come un frisbee. Io ci vado ogni tanto. A proposito di frisbee, questo avete visto il taglio che abbiamo dato questa settimana al... Adesso ci oscurano, guardate. Mi sono riuscito a sfrullinare un braccio, c'è chi diceva che sarebbe stato necessario dei punti, invece si sta rimarginando, diciamo, abbastanza bene così, anche se manca un pezzo proprio di pezzo del braccio. Ma il bello del frullino è, a parte che non mi ha fatto male né lì per lì né mi sta dando noia adesso, è che ha cauterizzato la ferita nel momento in cui ha tagliato le carni e quindi non mi ha manco sanguinato, non mi ha creato nessun grosso problema. Il tutto per realizzare proprio il progettino che ci abbiamo in ballo con il grande Franco Red, che mi sta dando una mano, perché di qui a brevissimo. A brevissimo, sempre in parolone, perché qui le settimane e i mesi passano con la velocità del lampo, riuscirò a organizzare, o almeno l'intenzione è quella di attrezzare la mia stazione di ricarica per essere parimenti efficiente rispetto al calibro 9 anche sul calibro 223. E questa è un'indicazione che può essere molto utile ai tanti tiratori di Black Rifle che si mortificano nella ricarica dei volumi di cartucce necessari all'espletamento della loro pratica sportiva, perché col Black Rifle, primo, non abbiamo i limiti così esigui che abbiamo con le munizioni per arma corta, e quindi possiamo arrivare, se abbiamo solo un Black Rifle, anche a 1500 cartucce. Secondo, se io mi faccio uno stage d'allenamento col Black Rifle,
prima che io mi stanchi di sparare, ho sparato almeno 500 cartucce. E quindi ogni volta che devo andare sul campo, 300, 400, 500 cartucce me le devo chiudere. Io ricaricavo il 223 con la vecchia Projector, dove dovevo mettere sia il bossolo sia la palla. C'erano delle difficoltà tecniche importanti a monte e a valle della ricarica, ma le vedremo in un video. Chissà, magari sarà lo spunto pure per scriverne un altro manualetto con le dovizie di descrizioni un po' più tecniche, che su un video magari non possono essere presenti per motivi di tempi. Io, per quanto non dica niente delle tante cose che ci sarebbero da dire e da conoscere, un video dura sempre 25-30 minuti e la gente su YouTube tutto questo tempo non ce lo passa. Lasciamo perdere noi manipolo d'appassionati che ci siamo ritrovati e ci divertiamo a imparare a perderci tempo, ma la maggior parte delle persone non sono così. E allora magari si potrebbe pure mettere tutto quello che manca, o comunque gran parte di quello che manca, che poi sono i trucchetti, le considerazioni, i piccoli segreti, su un altro testo. Adesso vediamo. Però se io riuscissi a replicare le velocità di ricarica che ho attualmente sul calibro 9 nel calibro 223, il risparmio nella ricarica, anche se esiguo, potrebbe valere lo sforzo, perché se io prendo 20, con 20 euro 50 cartucce di surplus, non spendo 10 euro e ci metto due ore per farmi 50 cartucce da me. Mi costa di meno prenderle, perché è una rottura di scatole. Ma se io fare quelle 50 cartucce ci metto un quarto d'ora e spendo la metà, e beh, incomincia a essere interessante. Anche se con la polvere spendo di più, ovviamente, che rispetto al calibro 9, anche se le palle assolutamente non le regalino, anche se sono proprio piccole, e infatti pure lì la speculazione non manca, potrebbe essere un'alternativa interessante. E quindi intanto mi sto ottimizzando la stazione di ricarica per dare il meglio possibile anche su questo calibro. E dopodiché vediamo se riusciamo in questa avventura a creare dei volumi interessanti, e vediamo come ci arrivo. Ma per fare ciò si passa dagli esperimenti, dai lavori, dalle creazioni di quello che non c'è, e quindi lacrime, sudore e anche un po' di sangue. Allora, Elmoroz, se continui così tra un po' le ricarichi più svelto di come le spari. Oddio, devo dire che una mezza mattinata sul campo ne sparo facilmente 200-300 senza problemi, ma una mezza mattinata se la passo alla pressa ne faccio almeno 700-800, che arrivo a limiti, non ce la faccio una mezza mattinata. Quindi già adesso ne ricarico molto più velocemente di quanto non le spari. Alex Chialastri, buon pomeriggio Fabio e buon pomeriggio a tutti, sono arrivato per i saluti finali, ma come si dice, meglio tardi che mai. Assolutamente, caro Alex, qui non si è mai in ritardo, perché è il nostro luogo, il nostro posto delle fragole alla Bergman maniera. Siamo qui perché condividiamo sostanzialmente le stesse passioni, e c'è il rischio che impariamo qualcosa nel confronto, o comunque passiamo del tempo piacevole, come chi magari si vede 90° minuto dove nessuno gioca a pallone ma tutti ne parlano, e la gente si riguarda. Io non li capirò mai perché non amo il calcio. Ma qui si parla più o meno allo stesso modo di cose che invece trovo interessantissime, e quindi il tempo passa e vola. E non ti preoccupare, tanto le cose da recuperare. Oggi è stata una bellissima live, secondo me, perché abbiamo visto tante cose interessanti, particolari. Ci abbiamo avuto tantissimi ferri per le mani,
che è sempre un bel vedere, uno stimolo, perché si è abbinato, non c'è un ferro tirato lì per vedere, tutti quanti si sono stati abbinati a delle considerazioni interessanti, secondo me, che non sempre è possibile fare, perché ci vorrebbero a disposizione tante armi eterogenee, come magari ho la fortuna di avere io a disposizione, e un po' di esperienza con ognuna di esse per poter poi dopo tirar fuori delle considerazioni che altrimenti impossibile fare a ragion veduta. Poi se uno si può sperticare nelle ipotesi, nel secondo me, nel a mio avviso, ma poi bisogna pure avere un riscontro pratico di quello che si dice, e per averlo bisogna avere un'esperienza, e quella fortunatamente sugli argomenti che tratto parlo della mia, per cui non mi vendo cose che per sentito dire, ho la possibilità di aver provato e avere per le mani tante cose, e quindi avere uno spettro, un orizzonte di riferimento un po' più ampio, aiutando chi magari questa fortuna non ce l'ha o non ce l'ha ancora. Domanda da bestia: il 2,23 è paragonabile a 5,56? Allora, le misure vitali sono le stesse, c'è una piccola differenza di caricamento dovuta sostanzialmente alla differenza che c'è dell'head space, che c'ha, ma neanche dell'head space, del freeboard, che è presente sulle camere del 223 rispetto alle camere del 556, quindi si creano delle pressioni diverse. Il 223 ha una camera che sostanzialmente arriva a impegnare le rigature più tardi e crea dei picchi di pressione, per cui 5,56 caricato sul 2,23 può dare una pressione anomala, perché c'ha uno sbalzo pressorio in su più pronunciato in un punto dove non è ottimizzato per renderlo. Detto ciò, quanto cambia e quanto l'arma può gestire questo? Fondamentalmente dovete sapere che ogni arma che viene commercializzata, che passa per il banco e che quindi ha sparato dei colpi di prova e viene verificata dopo di questi, spara delle cartucce che hanno una carica di lancio che sviluppa pressioni superiori del 30% rispetto alle standard. Detto ciò, va da sé che pure se la pressione e il picco pressorio non sono ottimali sul 223, malgrado si senta di grandi proseliti di gente, no, per il 5,56 e il 2,23 spacchi la canna, non è proprio così, non è un caricamento però ottimizzato per la canna di impostazione civile, almeno per noi nel nostro paese, perché per noi il 2,23 è calibro civile, 5,56 è calibro militare, ma ci abbiamo le solite storture all'italiana, come è avvenuto fino all'altro ieri per il 9x19. Non so se lo hai già detto, ma come è accaduto? È accaduto così, mo te lo dico. Allora, te lo dico facendoti vedere, così noi abbiamo la possibilità di poter vedere le cose che si dicono senza necessità che si debba fare il famoso atto di fede, che è una cosa che a me mi sta sempre stretta, l'atto di fede. Allora, questo tubetto che ho verniciato nero è un tubetto che ha un diametro molto interessante e giusto per allineare in maniera eccezionalmente precisa le palle del 223 al bullet feeder die del 223 che ho preso recentemente all'Armeria Regina, che in questo progetto mi ha fornito un sacco di attrezzature che ho fatto un po' fatica a trovare, mentre lì da Francesco dell'Armeria Regina c'era tutto a disposizione, mi ha dato una mano, quello che non c'era me l'ha ordinato, me l'ha fatto arrivare, i prezzi assolutamente ottimali, per cui sui calibri, ha detto tra noi, sui calibri da carabina, come con l'Armeria Regina, difficilmente si trova competenza e ricchezza di dotazione. Vedete, allora, questo tubetto è un tubetto d'acciaio che ha
diametro molto giusto che mi impedisce alle palle di andare a sovrapporre la punta col culo di quella che è sopra. Ok? Si mette di lato, una va da una parte, una va da un'altra, ma non si riescono a cavallare, quindi riescono a scorrere. Adesso le rinfiliamo, lo faccio vedere perché è godurioso. Olè. E quindi che ho fatto? Ho tagliato a misura per fare una misura che mi interessasse e poi ho fatto sta finestrella per avere modo. Riesco a farmela vedere la finestra, ecco, quasi non si vede. Mettiamo un po'. C'è sta finestra, vedete, ci rimetto i colpi così si vede meglio. Con le palle all'interno è molto più evidente perché che succede? Succede questo, che l'altra mattina quando ho mandato un pezzo di questo tubo a Franco per poter prendere le misure e verificare che i raccordi con il DAI e con il tubo di alimentazione fossero corretti. Ecco, adesso vedete bene. L'altra mattina io dovevo tagliare un pezzetto di questo tubo per mandarglielo. Succede che una volta che mi sono trovato là con il frullino, quello che chiamano al nord il flessibile, no, il Dremel, quello grosso, che lavora in un attimo, quando ho tagliato ho detto ok, mi taglio pure il pezzo mio, è inutile che adesso che ho preso tutta l'attrezzatura, mi sono messo fuori, ho messo in morsa, cioè devo rimettere tutto via e poi ritirarlo fuori magari la settimana prossima. Taglio e faccio la finestrella di ispezione, quella che vi ho fatto vedere adesso. Io ho aspettato freneticamente le 8:30 del mattino perché io sono sveglio sempre la mattina da prestissimo, tipo dalle 6, e non posso mettermi a sfrullinare alle 6 del mattino perché mi denunciano per disturbo alla quiete pubblica. Ma alle 8:30 siamo in un orario in cui il gommista accanto comincia a lavorare, lavorano tutti, c'è un'azienda qua dietro che lavora pure quella, c'è cioè il cambio turno fa casino, posso lavorare, ma 8:30 comunque non ero così sveglio. Dopo aver tagliato, ho messo in morsa questo tubo per fare questo taglio longitudinale, che non è così banale perché il tubo ha un profilo rotondo e il disco che taglia tende e vuole scivolarci addosso e quindi mi sono messo lì a tagliare. Poi a un certo punto, quando sono arrivato su, praticamente mi è sfuggito di mano e oramai si stava fermando il disco, però ha ruotato e mi si è appoggiato sul braccio, mangiandomi un pezzo di braccio, ma io non me ne sono manco accorto, tant'è che quando ho visto ho detto vabbè, non sanguinava perché cauterizzato il bastardo. Allora ho detto mo finisco il lavoro, poi ho detto aspetta, non fare la solita tua, fa. Vatti a disinfettare, mettiti un cerotto, non c'avevo manco questi cerotti, li ho comprati dopo, c'avevo fatto un accrocco. E poi sono tornato indietro, ho finito il lavoro e ho anche verniciato di nero perché è più bello. E così è successo, come dicono, come mi ha scritto un amico motociclista, dice il flessibile si nutre di coglioni, cioè si mangia i coglioni, ma non in senso organo genitale maschile, nel senso proprio chi l'adopera, ma stavo mezzo addormentato e ho fatto la stupidaggine. Buon proseguimento, ciao Anto Moric, Anto, ci vediamo presto. Alex Chialastri, Fabio, domenica 8 maggio faccio la prima gara IDPA al poligono Porta di Neola, no, Portanella, a San Vittorino, no, Neola, Neola. Ci sarai anche te, così porto anche Cristian che vuole salutarti. Mi fa piacere. L'8 maggio, che gara è? Punto di domanda, perché io un po' ce l'ho in programma, ma non me le ricordo perché sto un po' incasinato con le gare, non c'ho tutto questo tempo per fare tutte le gare come l'anno scorso.
Allora, vediamo. Vediamo. Ma no, l'8 maggio no, sicuramente no. No, l'8 maggio sì. C'è la Capital Cup. Ma mi sono segnata la Capital Cup. Mi sa che non mi sono segnato perché ci avrei anche la prima del torneo di calibro 22. Lo devo vedere, devo controllare. Non te so dire adesso. Stay tuned e giovedì prossimo te lo dico con certezza. Ok? Allora. Vediamo. Allora. Gennaro Verde, sera a tutti Fabio, scusate il ritardo che mi sono perso. È tutto, adesso siamo già nella fase discendente. Abbiamo affrontato un sacco di argomenti carini, interessanti. Quello più interessante che riguarda, diciamo, la mia fatica, come dire, editoriale, è il fatto che oggi è uscita la versione e l'edizione economica e anche l'ebook del prontuario da ricarica a calibro 9, sempre alla stessa pagina, sempre con lo stesso link. Da oggi è possibile acquistare, oltre che la versione a copertina rigida, quella con la copertina morbida, che costa meno di 30 euro, quindi c'è un notevole risparmio, quasi del 20%. Ma c'è anche quella con l'ebook per chi lo sa usare, per chi lo adopera. Io sono legato alla preistoria e alla carta, al suo profumo, al suo contatto. Ma l'ebook costa 9,99, quindi è veramente un non nulla. È in grado chiunque abbia anche solo la curiosità di confrontarsi per capire quanto ne sa, se sa tutto o se sa anche di più di me, per leggere qualcosa che può ad oggi sembrare interessante, perché abbiamo 60 recensioni, tutte estremamente positive, abbiamo 5 stelle su 5 di media, quindi diciamo che siamo super forti. Stessa data del 22 a Bugnara, quindi ok, ecco perché a Capital Cup non mi sono ancora segnato, perché ho una gara cui io non posso mancare, perché Outbreak Channel è media sponsor del trofeo di tiro dinamico col 22 a carabina al campo di casa della Six Academy, dove insomma non solo non posso mancare, ma c'è una curiosità della Madonna di andare a vedere di cosa si tratta, perché la formula è stradivertente. Voglio proprio vedere se poi nei fatti mantiene le promesse, ma penso sia molto difficile che le possa infrangere. È proprio una cosa da fare. Chiunque abbia una carabina in 22 deve venire, chiunque non abbia la carabina in 22 c'è tutto il tempo per prendersela, perché è un evento da non perdere. Ma l'ebook dove si può prendere, sempre lì, caro Alex, tu vai su Amazon, sulla stessa pagina del prontuario classico troverai questa immagine, e poi dopo c'è accanto per comprare, aspetta, te lo faccio rivedere che l'ho messo prima, ma ripetita Juvent, nella stessa pagina. Ok, condividi. Ok. Vedi, accanto al... Aspetta, ti metto subito quella che trovi, che è questa qua. Copertina rigida. Tu troverai questa pagina qua, che è quella che normalmente trovi appena tu fai la ricerca. Accanto, a destra, ci sono due rettangolini. Uno c'è scritto formato Kindle, che qui dice 00 euro, ma quando tu lo selezioni ti dà 9,99. E copertina rigida 37, copertina flessibile 29,52. Ho praticamente rinunciato a tutte le royalties per porla a un prezzo ragionevole, per quanto sia, perché il nostro amico Amazon, che ci dà tante opportunità, è estremamente caro. Allora ti faccio vedere la copertina morbida come si presenta. Ce l'hai così, è quella verde. E infine l'ebook, il formato Kindle, che è questo qui, con una copertina
arancione, e vedi qui a destra c'è prezzo Kindle 9,99, e questa è la possibilità a chiunque abbia anche la minima curiosità di poterlo avere a disposizione, magari sul tablet, sul telefono, dove preferisce. Anzi, aspetta, così facciamo the end, così vediamo come si vede, così non si vede neanche così. E allora come ti metto? Così, no? Così. Così è brutto, però. Mi si vede piccolissimo, credo. Vabbè, per gli ultimi minuti dei saluti ci possiamo anche concedere una visione parzializzata. Andate tranquillamente su Amazon, che essendo lui quello che ci guadagna, c'ha tutto l'interesse a farvelo trovare. Come fate la ricerca, vi arriva. E come entrate nella pagina, non rimaniate spiazzati dal fatto che non sembra cambiato niente. Semplicemente ci sono due caselle che prima non erano selezionabili, ora lo sono, per acquistare dei prodotti, diciamo così, complementari. I contenuti sono assolutamente identici, gli stessi. Poi dopo, a seconda del vostro telefono, del vostro tablet, qualche riga se può scompaginare, quello è un classico. Però diciamo che nel ebook vi potete portare appresso ovunque vogliate, in qualsiasi momento ci abbiate un dubbio, tutto il testo così organizzato come lo vedete all'interno della parte, diciamo così, cartacea, che ormai è un po' più conosciuta, visto che è stravenduta. È stato un vero e proprio successo, di cui devo sempre ringraziarvi, perché grazie a voi che ho ricevuto in cambio non tanto un guadagno, perché ci sono ancora andato varo, ma almeno la grande soddisfazione di aver dato un servizio che è stato molto apprezzato quasi dalla totalità, da tutti quelli che sono comprato. Poi critiche devo dire che attualmente ancora non ce l'ho avuta, e magari adesso, aumentando la platea, diminuendo il prezzo, con queste diciamo ulteriori facilities d'acquisto, qualche ben pensante ci sarà, che ne sa magari di più, ne sa di meglio, e ci avrà ad alzare il dito per puntarlo dicendo che ho scritto delle cazzate. È possibile, è possibilissimo. Io, nessuno nasce perfetto, io non mi metto né in quella lista lì, non pretendo di essere in una lista che penso sia orfana di persone sincere. Nessuno può aspirare a pensare che sia assolutamente esente dagli errori, però fino adesso devo dire sono stati tutti commenti ultra positivi e assolutamente gratificanti. Con la copertina rigida già ce l'ho, con tanto di dedica, quindi per non rovinarlo l'ebook sarebbe perfetto. Sì, ma la cosa bella di questo, se tu usi l'ebook va benissimo, ma questo qui della versione economica, a parte che è molto semplice da aprire proprio perché c'è la copertina che cede bene, ma i caratteri sono gli stessi, cioè la scrittura è uguale, ma c'è un po' più di spazio se vuoi prendere appunti o evidenziare o marcare. Io sono, come dicevo, ho detto durante l'arco della live in diverse occasioni, legato molto alla vecchia scuola, quindi io in pratica prediligo la carta, perché prediligo il contatto con la carta, perché se leggo il video poi me ne resta la metà di quello che leggo, e mi piace personalizzare segnandomi i punti che più mi hanno interessato o che più ignoravo, per poi ritrovarli agevolmente, perché spesso una cosa che uno non conosce correttamente o approfonditamente, quando trova il passaggio interessante la riconosce, e poi dopo campa di quello che si ricorda. Invece è importante, secondo me, quando uno scopre una cosa nuova, aver modo di ritornarci dopo che ha sperimentato qualche la sua correttezza, per rileggerlo, perché quando uno capisce nella pratica cosa intende, lo rilegge con occhi diversi, e da quella piccola riga in più nuova ci scaturisce una nuova indicazione che al primo giro, benché abbia recepito un'informazione, non l'ha
letta, non è riuscito a leggerla. È come uno quando scrive una cosa e fa un errore, lo legge 10 volte e non lo leggi, il tuo errore non lo leggi, e quindi è bello potersela marcare, evidenziare. E il, devo dire che da questo punto di vista, ora che posso confrontarli insieme, vederli insieme, il, la versione economica, che costa un po' di meno, è anche un po' più fruibile. Mi dispiace perché con questo almeno quasi 3 euro me li portavo a casa e ci coprivo qualche spesa. Con questo manco po' cazzo, come dicono i napoletani, però almeno chi se lo vuole leggere c'ha un po' di risparmio, se no c'è l'ebook, che se uno non si può prendere l'ebook perché costa troppo, ragazzi, ma venite a dire che sparate, non mi venite a dire che ricaricate, non mi venite a... perché sparare, ricaricare, comprare i componenti, comprare la pressa, andare sul poligono, cioè costa un sacco di soldi. Non c'è un povero che si può permettere di fare sto sport. Quindi venite a dire che 9,99 euro sono esagerazione, perché non ve va di leggerlo, perché state bene così. Questo lo rispetto di più. Guarda, io so tutto quello che devo sapere, lo so anche meglio di te, e non mi serve neanche di avere il dubbio del confronto. Questo lo trovo assolutamente coerente. Ci può essere gente che la pensi così e va bene così, ma che mi dicano che costi troppo, a me proprio me lascia il tempo che trovo. Anzi, mi sono pure troppo sbizzarrito per cercare di mettere in condizione chiunque, per il puro piacere di avere gente che incontro, con cui mi confronto, che un minimo le cose, sul minimo, perché parliamo proprio del minimo, le sappia. E purtroppo è una merce per me rara, perché sui campi, fuori dai campi, nelle armerie, io non rispondo, sai, cioè non faccio le lezioni gratis alle persone che dicono le stupidaggini campate in aria, però le sento in continuazione, e per me è uno sconforto, perché penso che da appassionato di studio, perché fondamentalmente a me piace studiare le cose, mi piace, mi incuriosiscono, mi stimola, proprio più una cosa non la conosco, più ci perdo tempo, finché non diventa mia, e quando sento certe cose sono preso dallo sconforto, perché penso, ma come fa la gente a vivere contenta di quello poco che sa, magari male, senza porsi delle domande, che è una cosa che io mi pongo domande appena mi sveglio la mattina, fino a che non vado a dormire la sera me le sogno, perché l'interesse mio è cercare di andare a evolvermi, che non sono assolutamente perfetto e non aspiro a poterlo diventare, però cambiare idea è una cosa che fa crescere, e per cambiare idea bisogna confrontarsi, e un libro è il primo mattone. Non è che tutti i libri o un libro contiene la perfezione delle cose, uno può sicuramente pensarla in maniera diversa e interpretare le stesse cose in un altro modo, ma dialetticamente, con motivazione ci arrivi, non così per presa di posizione. E quindi bisogna conoscere pure e soprattutto chi ha un'opinione diversa, perché se uno ha un'opinione uguale a te, la crescita non ci può essere. Se ce l'ha diversa, il rischio di crescere c'è, anche solo se uno poi dimostra che la sua è un'opinione più fondata, approfondisce quelle che sono le concretezze di quello che sa. Manuel Tonelli, io ancora non sto ricaricando, ma parto con un libro che mi leva un bel po' di dubbi, ed è semplice in sé, leggerlo uguale a sentirti parlare. Beh, più o meno il mio scopo era quello, perché i manuali di ricarica che ho avuto per le mani sono manuali in cui mi servivano 3 pagine di tutto un manuale, perché quando mi fai vedere 1000 palle, 1000 polveri, 1000 cose, 1000 dati, a me magari serve che funzioni con quello che ho, mi servono 3 pagine di manuali alti così, il resto era illeggibile, inconcepibile, incapibile, incomprensibile, non invitava neanche a capire il perché di alcune cose che non erano manco spiegate, perché erano date così per atto di fede. E mo tu puoi avere il nome che te pare e scrivi bene quanto te pare, ma io che non te conosco e non so tutto il trascorso tuo, pure se c'hai ragione, ma perché te devo credere così per atto divino? E me lo devi spiegare, io lo devo capire. E certe cose le ho capite fuori dai manuali,
col confronto dei vari manuali, con lo studio di materie che sono anche esulanti da quello che è la ricarica in senso stretto, parti di materie che a me piacciono ma che non ho mai studiato per altri motivi, piccoli scorci di fisica, io me ne sono dovuto andare a vedere per capire alcune cose che penso alla fine di essermi fatto un'idea. Non chiarissima, non completissima, ma comunque che funziona. Alla luce di alcune mie approfondimenti ho capito perché funzionano certe cose in certi modi. È quello che cerco di trasmettere in maniera semplice a chi non si vuole prendere il libro di fisica in mano, giustamente, perché voglio ricaricare, voglio andare a spare, voglio divertire, non voglio imparare la fisica, non ho fatto fisica, non mi serve per lavorare, per campare. È giusto, io mi sono preso una briga che forse mi sarei volentieri risparmiato se qualcuno mi avesse motivato certe affermazioni prima in maniera consistente o comunque comprensibile, che uno può dire sì, c'ha senso così. Gennaro Verde, quando rovino questo ne prendo un altro, facciamo girare l'economia. Ok, grande. Alex Chialastri, mi hai convinto, appena acquistato con copertina flessibile arriverà sabato. Fammi sapere se poi dopo quello che nella mia impressione è, anche tu ti ci ritrovi, che così se ce l'hai due, uno te lo metti, te lo evidenzi, te fai gli appunti di lato, è pure un formato più semplice, perché questo te lo sfogli così, questa cosa che mi avete visto fare con questo non la fai perché la copertina è rigida. Adesso arriva l'estate e anche double funzione. Adesso sono già arrivate le 3 ore, ho finito la voce, ho finito le birre, è finita la live. Vi faccio vedere agli ultimi intercorsi arrivati in ritardo una protagonista della live di oggi, che è l'ultimo arrivo in Armeria Outbreak Channel, che è una 317 Airlight Smith Wesson. Mi strozzo. 8 colpi in 22 long rifle, ultra leggera. Rivedetevi la live se vi interessa, perché l'abbiamo pesata, l'abbiamo confrontata con 1, 2, 3, 4, 5, 6 altre armi, di cui due semiauto e tutte le altre 4 revolver. Quindi abbiamo attrezzato, maneggiato, spippolato con un po' di ferraglia che a noi piace sempre tanto. Quindi la prima ora ve volerà se vi piacciono queste cose, perché avremmo potuto anche esagerare alcuni dati numerici pesando con la bilancina elettronica qua davanti alle telecamere. Quindi delle prove che per farle uno ce l'aveva a disposizione l'armamentario necessario. Adesso in chiusura, in pochi minuti, avrete a disposizione tutta la puntata in streaming on demand, e quindi ci vediamo lunedì per il contenuto istituzionale, il video del lunedì. Vi ricordo sempre, da oggi disponibile il prontuario della ricarica nella versione economica e nell'ebook per chi è avvezzo alle nuove tecnologie più di me. Vi ringrazio per essere stati qui. Mercoledì il contenuto extra, vediamo se riusciamo a metterlo nonzo. Adesso attualmente nonzo, ma ogni mercoledì ci arrivo sempre, che faccio, che gli do, e qualcosina esce sempre fuori di carino. Vi ringrazio ancora un'altra volta e appuntamento come sempre. Alla prossima!